Buongiorno a tutti, sono Veronica Nicotra, il segretario generale dell'ANCI. Buongiorno Presidente Guerra, buongiorno direttore, buongiorno a tutti gli amministratori e i dirigenti dipendenti dei comuni della Lombardia. Vi spiego l'iniziativa di questa mattina. Abbiamo concordato ormai più di un mese fa, circa un paio di mesi fa, con il Ministero dell'Economia, con il Ministero degli Affari Regionali e con una rappresentanza della Commissione europea, di organizzare insieme alle ANCI regionali, quindi in ciascuna regione del nostro territorio, degli incontri illustrativi del complesso di misure che interessano i comuni previste dal PNRR. Come vedrete, si tratta appunto di un'illustrazione di carattere generale delle varie misure e poi i dirigenti del Ministero dell'Economia vi daranno tutta una serie di informazioni, sia in ordine alla parte della contabilità finanziaria, sia in ordine ad altri requisiti e condizioni che la Commissione europea ha imposto ai paesi che attingono le risorse dal PNRR. Abbiamo ritenuto, come ANCI nazionali, insieme alle ANCI regionali, assolutamente prezioso e importante questo invito fatto dal Ministero dell'Economia, proprio perché appunto si tratta di, come dire, dare prima un inquadramento generale su tutte le opportunità molteplici che riguardano ovviamente singoli ambiti tematici che ai comuni sono offerte per poter realizzare investimenti nel proprio territorio. Faccio una brevissima premessa e poi lascio la parola al Presidente Guerra. Come ANCI nazionale abbiamo accompagnato i due governi, il precedente, questo, come dire, nelle varie sedi istituzionali, politiche, tecniche, nel processo di elaborazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dando ovviamente il nostro contributo, finalizzando ovviamente, dandoci degli obiettivi e finalizzando il nostro contributo affinché comunque i comuni siano pieni protagonisti nell'utilizzo delle risorse del PNRR. Consapevoli delle precise condizioni che la Commissione europea ha posto ai Paesi membri nell'utilizzo di queste risorse, da subito, sia il Presidente De Caro che in sede tecnica, abbiamo opposto noi delle condizioni di contesto al governo nell'elaborazione delle regole che devono appunto disciplinare l'erogazione di queste risorse, delle condizioni di contesto per far sì che i comuni, che ripeto sono i principali investitori pubblici del nostro paese, possano utilizzare al meglio queste risorse. Cosa abbiamo detto? Abbiamo detto finanziamenti diretti e non intermediati, perché una delle condizioni fondamentali imposte dalla Commissione europea riguarda il rispetto della tempistica. Ripeto, un rispetto tassativo, inderogabile, improrogabile della tempistica prevista per le varie misure. Quindi abbiamo chiesto, come dire, eliminare ogni passaggio che può comportare o comporta inevitabilmente slittamento dai tempi e, come dire, perdita ovviamente di chance da parte dei comuni, inesorabilmente. E quindi ci siamo dati un nostro cronoprogramma, che poi è il cronoprogramma in sostanza che anche il governo si è dato, cioè tutte le misure entro giugno 2022 devono essere esaurite, diciamo, nel processo di finalizzazione dei soggetti attuatori. E questo vuol dire che entro giugno 2022 tutte le graduatorie devono essere pubblicate, tutti gli avvisi devono essere espletati e quindi tutti i comuni devono conoscere se sono beneficiari di misure PNRR, di quanto sono beneficiari, in modo che entro dicembre 2023 i cantieri devono essere aperti, perché, come dire,
Nei 2 anni successivi le opere devono essere realizzate in modo da portare a rendicontazione le risorse spese, le spese ammissibili entro gennaio 2026. Questi sono, come dire, i tempi, le scadenze temporali che tutti dobbiamo avere nella nostra, come dire, agenda di lavoro dei prossimi anni. Ripeto, giugno tutti i comuni sapranno, devono sapere se sono beneficiari e di quale avviso, di quale misura delle risorse del PNRR. Altra condizione di contesto che abbiamo posto, e su questo veramente abbiamo lavorato tantissimo, avete visto anche che cosa ha detto il presidente De Caro all'Assemblea di Parma, rafforzamento delle competenze amministrative dei comuni. Era una condizione fondamentale. I comuni vengono da una storia di fortissima riduzione del proprio personale in modo diffuso per tutte le fasce demografiche dei comuni. Abbiamo perso circa 120.000 dipendenti. I dati anche degli ultimi 2 anni del conto annuale sono dati veramente molto ma molto preoccupanti, anche perché i comuni ovviamente a causa della pandemia non sono riusciti nel 2020 di godere comunque della nuova regola sul personale che era stata introdotta. E quindi che cosa abbiamo chiesto? Abbiamo chiesto regole straordinarie, la possibilità di attivare contratti a tempo determinato a valere delle risorse del PNRR. Devo dire che le risposte che sono arrivate sono risposte assolutamente positive e che sono, diciamo, migliorate gradualmente nel corso anche delle ultime settimane. Nel senso che i comuni possono, come sapete, come dire, a legislazione ordinaria, procedere al reclutamento di personale a tempo indeterminato sulla base della regola che conoscete, rapporto spesa di personale, media delle entrate correnti al netto dell'FCDE, che abbiamo ulteriormente migliorato anche in sede di 152, nettizzando i contratti a tempo determinato dal valore della spesa del personale. E su questo possono procedere utilizzando le modalità semplificate previste dal DL80, ripeto. Ci sono, non necessariamente dobbiamo fare concorsi di carattere tradizionale, si può fare soltanto una prova scritta, ci sono modalità molto semplificate, la possibilità di attingere al portale di funzione pubblica, eccetera. Che cosa abbiamo ottenuto ulteriormente? In precedenza l'articolo 1 del DL80 prevedeva che le pubbliche amministrazioni titolari delle risorse del PNRR potessero appunto fare contratti a tempo determinato sulla base di una procedura che abbiamo visto essere subito molto complessa e farraginosa. Abbiamo insistito su questo, la norma è stata cambiata in sede di approvazione del DL 152, per cui è stata normata una circolare che stiamo attendendo, purtroppo, e su questo, come dire, dobbiamo registrare un ritardo da parte del MEF. So che la circolare è pronta, speriamo che nei prossimi giorni esca. Questa circolare deve regolare le modalità attraverso quali le pubbliche amministrazioni titolari delle risorse PNRR possono appunto stipulare contratti a tempo determinato in quale percentuale a valere delle risorse del PNRR senza, ripeto, senza più la procedura prevista dall'articolo 1 del DL80. Quindi senza più la necessità di chiedere l'autorizzazione al Ministero titolare della misura che a sua volta chiede al Servizio centrale. Questa è stata una battaglia dell'ANCI, una battaglia che il governo, devo dire, ha accolto, una richiesta che ha accolto ed è stata ulteriormente normata. Quindi ora manca soltanto questa circolare e i comuni sapranno in quale percentuale del finanziamento ottenuto
con il PNRR, per quale percentuale potranno stipulare contratti a tempo determinato. Mi sembra che il quadro il bouquet delle ipotesi, delle norme, degli strumenti che i comuni hanno per rafforzare la propria capacità amministrativa è assai ampio. A questo se ne aggiunge ancora un altro e concludo. Abbiamo ottenuto sempre nel 152 la possibilità di fare contratti a tempo determinato in percentuale superiore alla regola vigente in materia di contratti a tempo indeterminato, come dire, per fasce demografiche dei comuni. Questa è un'ulteriore ipotesi, questa a valere invece del bilancio del comune, non a valere delle risorse del PNRR. A questa si aggiunge un fondo di circa 30 milioni per i comuni fino a 5.000 abitanti, quindi sarà lo Stato con questo fondo a finanziare i comuni che hanno difficoltà finanziarie, sempre per stipulare contratti a tempo determinato per rafforzare le proprie competenze amministrative per fare investimenti. Quindi mi sembra che le ipotesi in campo sono talmente ampie e talmente utili e proficue che, come dire, su questo, come dire, i comuni possono realmente in qualche modo colmare, certamente non del tutto, ma colmare parzialmente il deficit di personale che hanno subito negli ultimi anni. Io vado a concludere dicendo che ovviamente l'associazione sta seguendo ministero per ministero titolare delle misure, la redazione degli atti o dei provvedimenti, dei decreti, degli avvisi che sono previsti, ovviamente le modalità sono differenziate a seconda della tipologia delle misure. Voi sapete, vedrete dall'esposizione che farà Sonia Cafù, che, come dire, la tipologia delle misure varia, riguarda ambiti materiali diversi, modalità diverse. Da quello che abbiamo ormai, come dire, chiaro, abbiamo un monte risorse di circa 40 miliardi, che sono differenti a seconda, appunto, ripeto, delle singole misure. Le modalità sono differenti. Stiamo cercando di renderle le più lineari e semplici possibili. Stiamo elaborando le FAQ laddove è necessario con i singoli ministeri. Questi sono incontri territoriali di carattere generale, a cui stiamo accompagnando, abbiamo predisposto anche il calendario di gennaio, singoli incontri di carattere nazionale, quindi webinar di carattere nazionale, fatti insieme ai tecnici dei ministeri che gestiscono le misure. Ad esempio, abbiamo già fatto un webinar nazionale col MIUR sui 5 miliardi dell'istruzione, ma ne faremo un altro, mi sembra, giovedì. E più tecnico per illustrare le modalità di redazione delle schede progettuali. La stessa cosa faremo con il MIMS sul trasporto rapido di massa. Cioè abbiamo un incontro la prossima settimana con gli 85 comuni finanziati dal PINQUA, con Invitalia e il MIMS. Cioè c'è un calendario di incontri che, come dire, ce la stiamo mettendo tutta, questo è il senso che vi voglio trasmettere per cercare di far sì che, come dire, i comuni abbiano tutte le informazioni e fugati tutti i dubbi che è la complessità inevitabilmente delle misure e l'enormità anche delle risorse possono determinare. Lancio è qui, abbiamo fatto anche insieme a IFEL, ve lo spiegherà Francesco Monaco, un sito dedicato che contiene appunto tutti i provvedimenti, i decreti, le informazioni sulle singole misure. Vi prego appunto di utilizzarlo proprio per aggiornarvi in ordine alle tempistiche, ripeto, tempistiche molto stringenti che i singoli avvisi, le singole misure prevedono. Vi saluto e lascio la parola al Presidente Guerra che ringrazio. A te, Mauro. Grazie, grazie Veronica, anche naturalmente per tutto il lavoro svolto in questi mesi e che si sta svolgendo e che si svolgerà. Grazie a te, attraverso te, al Presidente De Caro, a tutta la struttura di ANCI nazionale. Grazie alle relatrici e ai relatori questa mattina, così importante. È una mattinata di lavoro, di illustrazione generale.
Io voglio solo ringraziare e dare il benvenuto naturalmente anche a tutti gli amministratori, tecnici, dirigenti dei comuni lombardi che sono collegati in numerosa quantità questa mattina. Voglio solo limitarmi a porre due o tre riflessioni di carattere generale che vengono dalla considerazione di quanto sia complessa la partita. Cose che diceva Veronica, sembra tutto, è del tutto evidente questo grado di complessità della vicenda, complessità che si lega a una assoluta ristrettezza dei tempi, alla necessità di rispettare dei tempi estremamente contenuti, cosa alla quale non sempre la nostra pubblica amministrazione è stata abituata. In una fase nella quale, come ricordava Veronica, abbiamo assoluta necessità contestualmente di far crescere e irrobustire la capacità amministrativa di funzionamento, di progettazione, di attuazione, anche di una pubblica amministrazione locale che è segnata da anni nei quali veniamo, nei quali il clima, lo scenario, le procedure, le possibilità, le risorse disponibili erano tutt'altro rispetto a quelle con le quali ci misuriamo oggi. Per cui dentro questa complessità è importantissimo il lavoro che ANCI sta facendo nei confronti del governo per ricondurre questi elementi di realtà dentro il percorso che assieme stiamo cercando di costruire e di realizzare per non perdere quella che effettivamente è un'occasione irripetibile e straordinaria di modernizzazione, di rinnovamento del paese, ma anche di modernizzazione, di rifondazione, rinnovamento e robustimento della pubblica amministrazione in generale e anche del sistema delle autonomie locali. Quindi una grande sfida per spendere, come si dice, nei tempi e spendere bene queste risorse perché sia un investimento vero per il futuro. E rispetto a questa complessità, a queste cose, io vorrei portare due o tre limitate e sintetiche riflessioni e anche espressioni di esigenze che poi probabilmente verranno rappresentate da tutti gli amministratori che potranno poi fare domande o che raccoglieremo anche per prossime iniziative. C'è una prima questione che vorrei dire. Viviamo una fase nella quale non ci sono solo le risorse del PNRR, oggi siamo su quelle. Ma siamo in una fase nella quale convergono le disponibilità da un lato delle risorse del PNRR, si apre la fase della nuova programmazione dei fondi europei 21-27, ci sono le risorse che provengono direttamente dalle leggi di bilancio, dalle risorse di bilancio proprie del nostro paese, ci sono risorse messe in campo per gli investimenti da parte delle regioni. A latere dello sforzo che facciamo per chiudere rapidamente in questi mesi l'assegnazione e l'affidamento delle risorse del PNRR, dovremo provare tutti a costruire le condizioni di un qualche forte coordinamento per determinare un impatto il più unitario possibile delle politiche pubbliche sui nostri territori e sulle nostre comunità nell'impiego di risorse che provengono da diverse fonti. Per cui dobbiamo avere presente tutti le provenienze, le risorse sulle quali potremo contare e i comuni potranno contare nei prossimi anni, in modo da costruire una programmazione che sia la più equilibrata possibile e anche la più capace di combattere, di contrastare, di superare disuguaglianze e difficoltà che sono presenti. Dovremo fare uno sforzo anche per coordinare il lavoro verticale fatto per filiere, per settori, ogni missione, ogni ministero, con la costruzione di una trama di impatto orizzontale sui territori e sulle comunità, per non avere anche qui situazioni di disallineamento tra magari realtà nelle quali riusciamo a fare grandi investimenti, dico una sciocchezza per fare un esempio, nel campo della digitalizzazione, eccetera, e poi però magari perdiamo, non riusciamo a fare investimenti o non facciamo corrispondere investimenti che riguardano, che so, il dissesto idrogeologico piuttosto che la realizzazione degli asili nido e delle scuole dell'infanzia. Cioè, riuscire in qualche modo a costruire anche una prospettiva di unitarietà
della grande occasione che abbiamo davanti. Per fare questo e stare dentro però le questioni più direttamente del PNRR, una delle esigenze che vedo e che raccolgo dai territori, dai comuni, dagli amministratori, è quello che va bene, ci sono missioni diverse, ci sono affidate, la loro attuazione affidata a ministeri diversi, ciascun ministero procede con i propri avvisi, con le proprie modalità, eccetera. Ci sarebbe bisogno di fare uno sforzo per rendere il più omogenei possibile queste procedure, queste modalità. Ci sono amministratori e tecnici nei comuni che impazziscono nel riconoscere a seconda del settore, poi ci sono diversità oggettive da settore a settore che comportano anche diversità di criteri e di procedure, però più riusciamo a renderle omogenee tutte le misure che mettiamo in campo e più e meglio consentiamo ai comuni di approcciarsi a queste misure e di intervenire e di mantenere anche i tempi ai quali abbiamo fatto riferimento. Altra questione legata ai tempi, la seconda, poi una terza rapidissima e ho finito. Altra questione legata ai tempi. Noi abbiamo i comuni negli ultimi anni, dopo il superamento del patto di stabilità, hanno messo in portafoglio, hanno costruito portafogli di progettualità importanti. Alcune di queste progettualità si sono misurate già su bandi che hanno obiettivi e tematiche coerenti con quelle del PNRR. Bisognerebbe fare uno sforzo che chiedo con grande convinzione e determinazione, perché per quanto possibile e quanto compatibile con le regole naturalmente europee di impiego del PNRR, queste progettualità che sono già misurate, che sono già state ammesse dentro graduatorie, eccetera, possano essere in qualche modo finanziate e recuperate. Faccio tre esempi molto rapidi per capirci. Abbiamo una graduatoria, per esempio, sugli asili nido, sulle scuole dell'infanzia e sui poli dell'infanzia, approvato con progetti presentati dai comuni entro il 21 di maggio del 2021, graduatoria provvisoria approvata ad agosto del 2021, non esaurita per non tutti i progetti ammessi sono stati finanziati per carenza di finanziamento e di risorse. Adesso apriamo con l'avviso le nuove misure per realizzare nuovi progetti per gli asili nido, per le cose. Va benissimo e vanno benissimo i nuovi progetti. Però uno sforzo per trovare risorse per chiudere le progettualità e finanziare le progettualità che già sono state valutate, dichiarate idonee, che i comuni hanno già pronti, che potrebbero diventare cantieri molto rapidamente, credo che valga la pena di essere fatto, anche perché non è semplice rimettersi continuamente a progettare, trovare le risorse, le competenze. Tra l'altro si fa fatica in questo periodo, ed è un bene, significa che c'è movimento in questo paese, a dare incarichi per le progettazioni, me lo dicono per tutto, perché c'è un overbooking dal punto di vista della richiesta di progettualità. Ho fatto questo esempio, asili nido, scuole dell'infanzia e poli dell'infanzia. Un altro esempio, articolo 1,140, legge 145 del 2018, bando per la messa in sicurezza di edifici pubblici e dei territori. Anche lì c'è una graduatoria formata che si è chiusa nel 2021, quindi non secoli fa, su progettualità che rimandano a tematiche coerenti con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. C'è una graduatoria non esaurita e si finanziano nuove progettualità sulla stessa linea di finanziamento. Si chiede ai comuni di ripresentare nuovamente i progetti che sono stati rifinanziati con la legge di bilancio. Ecco, forse una modalità per la quale non riaprire continuamente, ma completare le graduatorie esistenti potrebbe essere importante. Da ultimo, su questo versante, non posso non fare riferimento alla partita della rigenerazione urbana che attiene direttamente al PNRR. Lì come ANCI c'è stata un'iniziativa importante, c'è un'iniziativa importante del Presidente De Caro che è sostenuta da tutti i Presidenti delle ANCI regionali,
La graduatoria dei progetti della rigenerazione urbana occorre trovare le risorse per finanziarla completamente, anche per rimuovere un problema che se si dovesse ripetere può diventare un problema molto serio. Il combinato disposto della riserva giustissima del 40% delle risorse per il Mezzogiorno, con l'utilizzo dell'indice di vulnerabilità sociale materiale, ha determinato, se non viene verificata, discussa, se non ci si interviene, ha determinato una situazione per la quale i comuni del nord sono rimasti molto residuali nell'accesso a queste risorse. Ripeto, è giustissimo che venga confermata, mantenuta la riserva, e che ci sia dentro tutte le misure che prendiamo l'idea di mettere in campo un riequilibrio strutturale nel nostro paese, delle disuguaglianze, delle diversità che non sono solo tra nord e sud, ma sono anche tra centri urbani ed aree interne, per fare un esempio, e diversità dei territori. È giustissimo questo, ma questo non può determinare una situazione poi che alla fine diventa anche irrazionale e poco sostenibile e poco ragionevole, insomma. Quindi utilizzare le graduatorie esistenti, far riferimento e attenzione alla costruzione di misure che abbiano riferimento in tutto il paese. Nel frattempo c'è il lavoro sul rinforzamento, sull'irrobustimento della capacità dei comuni, che non si fa però in una settimana, in un mese o in 3 mesi o in 4 mesi. Ci sono i 1.000 esperti, ci sono le nuove possibilità di assunzioni conquistate anche grazie al lavoro di ANCI e all'ascolto del governo. C'è la necessità di costruire centri di competenza territoriali che assistano soprattutto i piccoli comuni nella possibilità e nella capacità di accedere alle risorse. Però ecco, c'è bisogno di uno sforzo in più, e finisco su questo, di per legare le diverse misure, sia dal punto di vista dell'omogeneità dei procedimenti, da quello della conseguenzialità tra le progettazioni e poi la realizzazione. Faccio l'ultimo esempio e finisco. Ancora nella legge di bilancio, giustamente, per fortuna, come è già stato fatto da 2 anni, mi pare di ricordare, si finanziano i progetti, la progettualità degli enti locali, dei comuni. Cioè si dà l'opportunità ai comuni di avere finanziate la progettazione, alcune progettazioni. Sarebbe importante che, per esempio, le progettazioni che si finanziano per il 2022 abbiano poi una qualche forma di collegamento con i finanziamenti che riguarderanno quelle tematiche sul PNRR a seguire dal 2023 in poi, per dare continuità, perché se no accumuliamo progetti e ogni volta ripartiamo, rischiamo di ripartire da capo. Invece queste progettualità sono un patrimonio importante. Io mi fermo qui, se no la faccio troppo lunga. Grazie ancora a tutti e a tutte, e buon lavoro. Grazie Mauro. Sì, tu, quello che tu hai detto, io sono stata sintetica nell'apertura, è quello che noi abbiamo messo nero su bianco come dire, nei documenti che l'ANCI Nazionale ha fatto appunto in ordine alle modalità di finalizzazione delle risorse. Avevamo indicato proprio 5-6 modalità, tra cui appunto delle misure a sportello. Essendo consapevoli che esiste una progettualità pronta, rapidamente cantierabile, varia in vari ambiti tematici, pronta da parte dei comuni, anche finanziata appunto con misure statali. Quindi era buona cosa, logica e ragionevole, come dire, consentire di come dire, esaurire e assorbire quella progettualità. Purtroppo non è stato, è chiaro che, come dire, le valutazioni, le decisioni vengono prese in un ambito più complesso, devono tener conto degli equilibri e degli interessi dei singoli ministeri e della politica nazionale tutta. Purtroppo, come dire, non siamo riusciti a far passare questa tipologia di misura. Noi avevamo immaginato, appunto, come dire, in parte c'è stato perché la misura, quella gestita dal Ministero dell'Interno del MEF dei 6 miliardi, un po' risponde
a questa esigenza, però si poteva, come dire, flessibilizzare a nostro avviso, e continuiamo a dirlo perché proprio, e concludo sul tema della rigenerazione urbana, è un esempio tipico di come il governo dovrebbe riuscire a flessibilizzare di più, come dire, le singole assegnazioni che già sono in qualche modo blindate per singoli ministeri, cioè riuscire in qualche modo, laddove, come dire, c'è una progettazione pronta, c'è una forte richiesta politica o istituzionale, proviamo a flessibilizzare l'assegnazione delle risorse fra i singoli ministeri, anche perché vedremo ancora fra 2 anni la capacità dei vari soggetti attuatori di assorbire appieno le risorse, che ovviamente i comuni sono una parte, 40 miliardi su 200, su più di 200, quindi, come dire, bisogna anche vedere la restante parte, per cui a nostro avviso è uno spreco ed un peccato che il governo non riesca allo Stato a anticipare, come dire, quello che sicuramente succederà fra un paio d'anni. Cioè, diamo una risposta positiva oggi alla rigenerazione urbana, troviamo 900 milioni anche a legislazione ordinaria, non a valere del PNR, visto che c'è un fronte unitario forte di comuni che ti dicono: ho questi progetti pronti, me le chiede la mia comunità. Peraltro si tratta di progetti di importo medio, dai 5 ai 20 milioni, quindi appunto immediatamente spendibili. Su questo, Mauro, noi continueremo a insistere, manderò un'altra lettera, come dire, ti do un'ulteriore anticipazione, perché De Caro è veramente molto determinato su questo. Quindi continueremo a insistere sperando che appunto il governo si convinca. Comunque, quello che tu hai detto è quello che noi abbiamo messo nero su bianco. Concludo dicendoti che sulla misura che tu dici della graduatoria di agosto, quella graduatoria è provvisoria, non è stata ancora pubblicata, e stiamo insistendo affinché il MIUR, lo dico anche al MEF, la pubblichi la graduatoria, perché altrimenti i comuni che devono presentare la domanda entro febbraio per il nuovo avviso non sanno se sono stati finanziati nell'altra misura. Prego anche il MEF che intervenga sul MIUR. Quei 700 milioni, la graduatoria ancora non è stata pubblicata, quindi i comuni non Lo so, sanno. ho Grazie Sonia. Io sollecitato istruzione. sto intervenendo in tutti i modi, ma mi dicono che ancora ci stanno lavorando e non è possibile. La graduatoria di agosto, Mauro, è provvisoria, non è pubblicata, quindi tu ancora non sai se quella richiesta è. Quindi non si sa proprio nulla ancora, però è urgente che entro la settimana venga pubblicata. Chiudo e do la parola, mi scusatemi, al rappresentante della Commissione dei Solo Democratici. una battuta, Veronica, visto su quest'ultima parte. Naturalmente il fatto che non sia ancora pubblicata rende ancora più seria la questione, però c'è un punto che va al di là della pubblicazione. Il nuovo avviso per gli asili nido, le scuole dell'infanzia, l'avviso del Ministero, prevede che partano nuove progettualità e quelle che sono dentro quella graduatoria e che per mancanza di risorse non verranno finanziate quando queste Beh, saranno le puoi definite, trasferire nel nuovo avviso. mettono nel cestino. Ecco, questa è No, una questione. le puoi trasferire sicuramente nel nuovo avviso, però le devi ovviamente, devi concorrere nuovamente. Questo è un po' strano, indubbiamente, ma devi concorrere nuovamente. Ok. Do la parola ad Adelaide Mozzi. Grazie, innanzitutto buongiorno a tutti e ringrazio nuovamente ANCE e MEF di averci coinvolto, insomma, in questo tour regionale. Da parte nostra ci fa molto piacere dare un po' una breve panoramica di quello che è il contesto europeo, quindi per far capire quello che è il ruolo del PNRR nell'ambito di questo più grande strumento che è il Next Generation EU. Non so se i colleghi della segreteria riescono ad aiutarmi attivando la condivisione dello schermo in modo da potervi mostrare qualche slide. Sì, dovrebbe aver ricevuto in questo momento la finestra per la condivisione dello schermo. Allora, non la vedo ancora. Altrimenti c'è l'icona sotto, il pulsante microfono e videocamera.
Purtroppo non compare, vedo solo visualizzo in modalità schermo intero, di solito infatti compare sotto la telecamera. Esatto, adesso lo però riproviamo non c'è. Nuovamente. Grazie, altrimenti non è lo stesso. Sì, a me mi conferma la possibilità che può condividere lo schermo. No, troppo non mi compare. Va bene, allora diciamo inizio, non importa a questo punto, senza le slide che poi vi mando in modo che possano essere visionate dopo. Allora diciamo che siamo in un contesto, quello del PNRR, che si colloca all'interno di uno strumento più grande, che è quello del Next Generation EU, uno strumento che è stato introdotto appunto dall'Unione Europea per affrontare le conseguenze della pandemia. È stata una novità molto importante sotto diversi punti di vista. Uno sicuramente è la modalità con cui questo strumento è finanziato, perché sapete che è finanziato tramite emissioni di titoli europei. Sono titoli che stanno andando molto bene, tra l'altro, sul mercato, che è un segno sicuramente molto positivo anche rispetto appunto ai mercati di questo progetto di integrazione europea, dove il 30% tra l'altro dei bond emessi sono green bond, quindi l'Unione Europea è diventata il maggiore emittente di questi bond a livello mondiale, e che rappresenta una grande novità proprio all'interno della governance economica europea, nel senso che da molti viene considerata una sorta di embrionale, se vogliamo, capacità fiscale. C'è un grande dibattito su quello che sarà il futuro di questo strumento, anche nell'ambito di questo processo di revisione delle regole del patto di stabilità che è attualmente in corso. Ecco, quello che sarà il futuro di questo strumento dipenderà dal successo dei piani nazionali di ripresa e resilienza, che sono una delle componenti più importanti del Next Generation, e quindi gran parte effettivamente del successo dello strumento dipenderà dal piano nazionale di ripresa e resilienza italiano, che appunto insieme a quello spagnolo hanno la dotazione finanziaria, diciamo, a livello assoluto sicuramente più importante. Un'altra novità particolare di questo strumento, e ci sono state appunto delle notizie a fine dicembre, il fatto che in pratica la Commissione prende a prestito questi soldi sul mercato, che poi andranno effettivamente poi restituiti, e quindi l'obiettivo è quello di introdurre delle nuove risorse proprie, quindi delle nuove entrate per il bilancio europeo, e che possano effettivamente finanziare questo prestito sul mercato. Il 22 dicembre la Commissione europea ha proposto un primo pacchetto, diciamo, di nuove risorse proprie, a cui se ne aggiungerà un altro entro la fine del 2023. Questo va verso sicuramente un'autonomia fiscale più importante per l'Unione europea, ma da anche quello che è un po' la prospettiva del nome, cioè del Next Generation, nel senso che stiamo prendendo a prestito effettivamente delle risorse dalle generazioni future, e quindi è importante che questi piani siano effettivamente un successo e possano contribuire al miglioramento del contesto economico-sociale anche per le generazioni future. E da qui l'importanza, insomma, del nome del Next Generation EU. Allora, che cosa c'entrano un po' questi piani nazionali di ripresa e resilienza? I piani nazionali sono lo strumento più importante, diciamo, che c'è all'interno del Next Generation EU, perché hanno la dotazione finanziaria più importante, diciamo, sull'ammontare di 750 miliardi a prezzo 2018. Questi piani nazionali valgono oltre 670, quindi sono la componente più importante. Esistono però degli altri strumenti all'interno del Next Generation che sono, diciamo, altrettanto importanti anche per le amministrazioni locali, e su questo ricordo per esempio React-EU, uno strumento importante di rafforzamento della politica di coesione, e che è già attivo, e che mi porta a sottolineare quello che diceva prima il presidente Guerra, cioè del fatto che esistono le risorse del piano nazionale, ma ci sono altre risorse che vengono sia da strumenti all'interno del Next Generation EU, sia dalla nuova programmazione finanziaria 21-27, sia ovviamente dalle risorse nazionali, dalla legge di bilancio e poi dai piani delle regioni. Quindi si tratta veramente di una sfida doppia di programmazione, che deve saper tener conto di tutte queste disponibilità finanziarie, quindi capendo effettivamente che cosa si vuole fare e poi qual è effettivamente la fonte finanziaria migliore. I piani nazionali di ripresa e resilienza hanno delle caratteristiche importanti e particolari rispetto a tutti gli altri strumenti.
La caratteristica più importante e che lo, diciamo, li distingue da tutti gli altri strumenti che esistono a livello europeo è questa forte logica di performance, nel senso che i pagamenti che la Commissione europea fa allo Stato per l'implementazione del piano non sono legati alla spesa effettivamente dei fondi che viene fatta e che naturalmente è controllata a livello nazionale perché ci sono delle procedure nazionali, ma è legata al raggiungimento di obiettivi ben precisi che sono definiti all'interno dei piani e che sono questi milestone, diciamo questi obiettivi intermedi a livello qualitativo e target, quindi obiettivi effettivamente quantitativi, che sono definiti nel piano e nell'accordo, diciamo nel contratto un po' tra lo Stato membro e l'Unione Europea, che è questa decisione del Consiglio, in cui c'è questo allegato molto corposo e che definisce in maniera puntuale tutti questi obiettivi, che per l'Italia sono 527, i primi 51 appunto da raggiungere entro la fine del 2021, per cui la Commissione europea ha ricevuto effettivamente la prima richiesta di pagamento da parte dell'Italia per il raggiungimento di questi obiettivi. È una richiesta che vale 21 miliardi a livello netto, nel senso che un primo prefinanziamento di quasi 25 miliardi è stato dato questa estate, adesso i pagamenti sono vincolati al rispetto di questi obiettivi e la prima tranche appunto vale questi 21 miliardi, quindi il processo adesso sarà in una valutazione da parte della Commissione europea, che ha fino a 2 mesi di tempo per valutare la richiesta dell'Italia, a cui seguirà poi un processo che riguarda il Consiglio, quindi diciamo una procedura che più o meno durerà all'incirca 3 mesi, dopodiché se c'è una valutazione positiva viene effettuato effettivamente il pagamento. E questo processo accompagnerà tutta l'implementazione del piano, nel senso che l'Italia, come gli altri Stati membri, ha diritto di fare 2 richieste di pagamento all'anno, vincolate appunto al raggiungimento di questi obiettivi, da qui fino al 2026, che è l'anno appunto di scadenza dei piani, perché è l'anno di scadenza del Next Generation. Volevo poi solo darvi 2 proprio elementi di contesto che si vedevano bene nella slide, quindi adesso è un po' difficile, però diciamo il messaggio è che questo Next Generation è fortemente ancorato a una visione di lungo periodo che la Commissione ha rispetto allo sviluppo economico europeo e che si basa fondamentalmente su 4 dimensioni. Quella della sostenibilità, che ne include 2, quindi sostenibilità da un punto di vista ambientale e da un punto di vista sociale, ed è per questo che la dimensione anche ambientale e l'inclusione sociale sono così forti nei piani. Questi sono obiettivi molto sfidanti che vanno in coerenza con l'obiettivo europeo di diventare il primo continente, infatti climatico zero entro il 2050, e quindi con il rispetto di un principio fondamentale del piano, di cui vi parleranno i colleghi del MES, che è il do no significant harm, quindi questo principio di non arrecare danno significativo al raggiungimento degli obiettivi climatici ambientali, che caratterizza tutte effettivamente le azioni del piano e che quindi è coerente, diciamo, con un disegno europeo sicuramente più ampio anche rispetto a quello dei piani. Le altre 2 dimensioni sono quelle della produttività, della crescita della produttività, soprattutto per paesi che hanno affrontato una bassa crescita della produttività come l'Italia, e qui l'importanza del tema della digitalizzazione, sicuramente importantissimo anche nel piano italiano, e poi quella della stabilità macroeconomica e finanziaria, che è la 4ª dimensione, diciamo condizione un po' imprescindibile, motivo per cui questi sono piani non solo di investimento ma anche di riforma, proprio per migliorare quello che è il potenziale di crescita e quindi favorire anche quella che è la sostenibilità delle finanze pubbliche, tema che si colloca insomma anche nell'ambito della revisione del patto di stabilità e di crescita a livello europeo e che terrà sicuramente le istituzioni europee impegnate nei prossimi mesi. C'è stata una consultazione che si è chiusa a fine dicembre, ora sarà il momento di capire quali sono le evidenze che sono emerse e come effettivamente poterne tenere conto in vista della riattivazione del patto dopo la sua sospensione, che è prevista per il 2023. Chiudo soltanto con 2 o 3 messaggi ecco, da parte della Commissione. Il primo, che ha veramente già accennato, è un po' quello della complementarietà dei fondi. C'è ovviamente moltissima attenzione al piano, che è assolutamente giustificata, perché questa è un'opportunità veramente unica, che veramente non si può perdere. Da non dimenticare però tutte le altre fonti di finanziamento che esistono anche a livello europeo nella programmazione, e quindi veramente il bilancio europeo 21-27,
sia gli strumenti a disposizione direttamente delle amministrazioni locali, sia anche quegli strumenti che servono per stimolare l'investimento privato, e penso per esempio a InvestEU tramite le garanzie pubbliche, che è importante far conoscere al territorio, proprio perché oltre all'investimento pubblico per ripartire serve sicuramente anche l'investimento privato. Il secondo messaggio è quello anche della capacità amministrativa, nel senso che quello che vi voglio riportare è il pieno sostegno della Commissione europea alle azioni che servono al rafforzamento della capacità amministrativa. Questo è stato un tema molto importante anche nelle discussioni rispetto al piano, con delle azioni che ovviamente sono state prese a livello nazionale e delle azioni che anche sono finanziate tramite il piano, come quella dei 1000 esperti, che tra l'altro era uno dei primi traguardi da raggiungere appunto entro la fine di dicembre 2021. Il terzo messaggio è sulla comunicazione, nel senso che questo è un intervento molto importante, diciamo, da parte delle istituzioni europee, e che ha fatto anche fare un salto di qualità sicuramente rispetto al coordinamento delle politiche economiche, e che rappresenta anche una risposta molto diversa rispetto a quella che è stata data alla crisi precedente, dove sicuramente si è imparato molto anche da errori che sono stati fatti in passato. È importante comunicarlo ai cittadini, è importante comunicarlo sul territorio. C'è, se vogliamo, un obbligo formale, così come esiste per la politica di coesione, di visibilità del contributo europeo dei progetti finanziati dal Next Generation, quindi con la visibilità della scritta finanziato dall'Unione Europea tramite il Next Generation EU. Diciamo, oltre a questo obbligo formale, quello che vogliamo veicolare è veramente una cooperazione tra istituzioni europee e governo nazionale, diciamo a tutti i livelli, anche a quello locale, nella comunicazione effettivamente del contributo europeo a queste iniziative, quindi facendo capire che questi progetti effettivamente sono finanziati anche dall'Unione Europea tramite il Next Generation EU. Io terrei veramente breve la presentazione in modo da non togliere spazio ai colleghi del MEF, che vi daranno ovviamente tutti i dettagli sul piano. Spero che sia stata utile a dare un contesto generale, mi spiace di non essere riuscita a mostrarvi le slide, ma ve le faccio sicuramente avere, quindi vi auguro buon lavoro e buona continuazione. Grazie dottoressa Mozzi. Aggiungo un'altra informazione in ordine alla vicenda della misura sulla rigenerazione urbana. Come sapete, questo anche grazie, come dire, il supporto del MEF, ma ad una nostra esplicita richiesta in legge di bilancio sono stati stanziati ulteriori 300 milioni. Siccome sento qualche richiesta ci chiedono ma come funziona la misura, semplicemente bisogna questi ulteriori 300 milioni nasceva appunto da una legittima, in qualche modo, disagio manifestato dai comuni al di sotto dei 15.000 abitanti, perché come sapete rigenerazione urbana riguardava il target sopra i 15.000 abitanti, e quindi abbiamo ottenuto 300 milioni per i comuni che al di sotto dei 15.000 abitanti, associandosi insieme, presentano appunto una domanda raggiungendo il target dei 15.000 abitanti, più tutti gli altri comuni al di sopra dei 15.000 abitanti che non risultano beneficiari della misura, della graduatoria, diciamo, incriminata, o che non hanno raggiunto il target finanziario previsto dalla norma. Voi sapete che a seconda della fascia demografica si potevano richiedere 5 milioni, mi sembra 10 milioni o 20 milioni a seconda della fascia demografica. La domanda è presentabile entro il 31 marzo nella piattaforma che conoscete, che è quella appunto che è stata utilizzata già dai comuni per i 3 miliardi e 3. Scusate un'informazione di servizio, ma penso che era utile, visto appunto in Lombardia immagino ci siano molti comuni anche al di sotto dei 15.000 abitanti interessati. Ora lascio la parola a Aline Pennisi per un'illustrazione di carattere generale. Grazie. Buongiorno a tutti, grazie Veronica, grazie ai colleghi dell'ANCI Lombardia e a tutti voi presenti oggi per questo incontro. Molte cose sul PNRR ovviamente voi le sapete già, quindi penso che sia per noi, anche che vi ascoltiamo, molto utile questa sede per poter sentire le difficoltà
che si stanno, diciamo, incontrando e anche per cercare di capire come MEF, in qualità di MEF, che cosa possiamo fare per cercare di accelerare alcuni processi che magari appunto stanno incontrando delle difficoltà. Quindi grazie anche per le osservazioni e i commenti che fate in questa sede. Allora, io cercherò, sperando di non incontrare problemi, di mettere in condivisione le slide che abbiamo preparato e che comunque sono molto più dettagliate di ciò che potremmo illustrare nel poco tempo a disposizione e che vi invito quindi, per coloro che fossero interessati, a scaricare dal sito Italia Domani. Sono scaricabili laddove cercate nell'archivio news la news relativa al calendario di questi eventi ANCI-MEF. Allora, non so se voi vedete le slide, se me lo potete confermare. Sì, si vede. Perfetto. Allora, vediamo l'intervento che la presentazione che cercheremo di fare in realtà è una presentazione a tre voci che unisce tre anime del MEF che hanno diverse responsabilità e coinvolgimenti all'interno della partita del coordinamento del PNRR. Io mi chiamo Limpenisi e dirigo l'unità di missione Next Generation EU che ha un compito specifico nella valutazione dell'effettivo raggiungimento di milestone e target del PNRR e nell'avvio di altre iniziative di valutazione di efficacia di alcuni di questi interventi. Seguirà un intervento molto più focalizzato sulle misure del PNRR di interesse per gli enti locali a cura di Sonia Cafù, dell'Ispettorato Generale delle Pubbliche Amministrazioni. E poi un intervento più legato a quelle che sono le opportunità di sistema a cui gli enti locali possono riferirsi in termini, per esempio, di fondi per la progettazione piuttosto che per l'assistenza tecnica a cura di Giorgio Centurelli del Servizio Centrale PNRR del MEF. E pochi elementi di contesto che probabilmente conoscete già per poi arrivare a una discussione più puntuale sul ruolo di milestone e target all'interno di questo piano. Come sapete, oltre ai 191,5 miliardi del dispositivo Ripresa e Resilienza, all'interno della programmazione degli investimenti dei prossimi anni fino al 2026, il governo ha voluto aggiungere un fondo complementare di circa 30,6 miliardi. Il Fondo Nazionale Complementare contiene una serie di risorse aggiuntive per rafforzare misure che sono già previste nel PNRR, ma anche una serie di investimenti del tutto diversi che nel PNRR non avevano trovato spazio. Conoscete sicuramente le sei missioni del PNRR, questo è soltanto un prospetto per darvi un'idea di come si ripartiscono le varie risorse, diciamo, della torta e per dirvi che sicuramente gli enti locali hanno un forte ruolo nel successo del PNRR, in particolare per quanto riguarda la capacità di realizzare la missione inclusione e coesione, che è quasi esclusivamente destinata ad enti territoriali e rappresenta il 10% del piano, per una parte importante della missione che si chiama Transizione o Rivoluzione Verde, che ricopre ben un terzo del piano, e per diversi interventi che sono collocati all'interno della missione Istruzione e Ricerca, piuttosto che la missione, anzi, la componente cultura e turismo della prima missione, quella che si chiama digitalizzazione, competitività e cultura. Non vado nel dettaglio sul senso di queste missioni, un piccolo richiamo a quelli che sono una serie di principi trasversali che hanno guidato certamente la predisposizione del piano, ma che soprattutto hanno delle implicazioni in fase di attuazione. Oltre agli obiettivi digitali e climatici che dovevano essere soddisfatti per poter predisporre, per essere elegibili, diciamo, come dire, al PNRR, mi riferisco in particolare al principio di non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali, il cosiddetto Do No Significant Harm, DNSH. E questo è un principio che diciamo connota tutte le misure del piano, non soltanto dal punto di vista della loro ideazione, del loro disegno, ma che ha, ripeto, delle implicazioni dal punto di vista attuativo.
Ovvero bisognerà sempre tenere a mente anche nella preparazione, per esempio, dei capitolati per appalti a lavori o per l'acquisto di beni e servizi, del principio del non arrecare danno significativo all'ambiente. È un regolamento europeo questo abbastanza recente, del 2020, e che ancora dal punto di vista tecnico è in corso di evoluzione per quanto riguarda la definizione degli elementi tassonomici che caratterizzano i requisiti che ci garantiscono di non arrecare danno significativo all'ambiente. Forse la cosa più importante da dirvi in questa sede è che alla fine dell'anno, proprio negli ultimi giorni del 2021, insieme, sentito diciamo, il Ministero della Transizione Ecologica, insieme a degli esperti sul tema, abbiamo come MEF emanato una circolare che trovate diciamo, anche sul sito Italia Domani con dovizia di particolari, a cui è allegata una guida operativa che cerca di dare tutta una serie, non soltanto di come dire, riferimenti per comprendere come questo principio può incidere sulla realizzazione delle specifiche misure di investimento del piano, ma anche quali potrebbero essere degli elementi da tenere in considerazione, ripeto, nella selezione dei progetti, nella loro definizione, nei capitolati d'appalto e anche nella raccolta di documentazione di certificazione di come appunto siano stati realizzati i lavori per assicurarsi eventualmente di fronte a un audit di poter dimostrare di aver garantito questo principio. Quindi su questo ecco, vi rimando in particolare a questa guida operativa e a un'iniziativa che speriamo di avviare alla fine di questo mese o all'inizio del prossimo, che consisterà in una serie di occasioni di formazione tramite webinar per poter diciamo, rispondere anche a delle domande proprio sulla guida operativa e su come voi in fase di attuazione potete utilizzare queste indicazioni. Altri elementi che caratterizzano in maniera trasversale tutte le misure del piano sono quelle della parità di genere e quella, diciamo, di attenzione per le pari opportunità intergenerazionali. Qui vi voglio segnalare un'altra novità di fine anno che condiziona anche tutta una serie di elementi di costruzione della realizzazione e attuazione delle misure di investimento del PNRR. Mi riferisco in questo caso alle linee guida che sono state emanate dal la Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli appalti pubblici, in particolare in merito all'articolo 47 del decreto legge 77 del 2021, che ha previsto specifiche clausole di ammissibilità e clausole di premialità per incentivare l'occupazione giovanile, femminile e per le pari opportunità anche riguardo alla disabilità nel mondo degli appalti. Vi rimando a queste linee guida appunto di fresca pubblicazione, sono uscite in Gazzetta Ufficiale proprio il 7 gennaio perché di nuovo contengono delle indicazioni importanti per tutte le stazioni appaltanti. Dunque, il PNRR, come sapete, è fatto di riforme e investimenti. I traguardi, gli obiettivi, le milestone, i target che dobbiamo raggiungere per portare a casa il rimborso di questi finanziamenti sono 527, queste di rilevanza europea. Ogni misura in realtà ha in più rispetto a questi che sono traguardi, come dire, obbligatori, che dobbiamo raggiungere per forza appena il non rimborso delle risorse anticipate dallo Stato italiano per gli investimenti del PNRR. Abbiamo una serie, dicevo, di milestone e target aggiuntivi nazionali che non sono cogenti, non hanno la stessa importanza, ma sono utili soprattutto per le amministrazioni centrali che devono coordinare le loro misure per, come dire, assicurarsi che stanno seguendo di buon passo l'effettiva attuazione. Alcune parole sulle riforme previste nel PNRR hanno un ruolo, diciamo, importante, qualcosa vi ha detto su questo Adelaide Mozzi, quello che io voglio, diciamo, qui sottolineare è quello che può essere un contesto di interesse anche per gli enti locali. È vero che le riforme di cui si parla di più, o forse sono quelle più note, sono quelle che hanno un carattere orizzontale a tutto il piano, come la riforma della pubblica amministrazione e della giustizia, che hanno naturalmente delle ricadute anche su di voi, ma in cui forse non vedete il vostro ruolo diretto,
sicuramente avete un ruolo più diretto o hanno delle implicazioni dirette per voi le riforme abilitanti e quelle settoriali. Di quelle abilitanti segnalo in particolare quelle che riguardano per esempio l'acquisto di ICT piuttosto che le norme di semplificazione degli appalti pubblici e questioni che riguardano federalismo fiscale e tempi di riduzione di pagamenti da parte della pubblica amministrazione, su cui vorrei darvi qualche elemento in più, e poi le riforme settoriali in cui voi sicuramente avete un ruolo, qui anche un ruolo dal punto di vista, come dire, della proposta legislativa. Mi riferisco per esempio alla legge quadro sulla disabilità, elemento diciamo competenza in cui gli enti territoriali diciamo forniscono tutta una serie di servizi importanti e quindi hanno un ruolo anche dal punto di vista appunto diciamo così, in sede di conferenze Stato-Regioni-Città per aiutare a definire questa riforma. Ci sono anche una serie di altre importanti semplificazioni in campo ambientale che possono interessarvi direttamente e qualcosa anche dal punto di vista delle politiche sociali. Torniamo a tre riforme in particolare che voglio segnalarvi per il ruolo diciamo importante o per il vostro coinvolgimento fondamentale. Una è quella del completamento del federalismo fiscale, un iter che è in corso nel nostro paese già diciamo da molti anni e che verrebbe a completarsi negli anni, nel periodo di realizzazione del PNRR, perlomeno per quanto riguarda le regioni a statuto ordinario, le province e le città metropolitane. Poi vi sono degli impegni molto cogenti in termini di milestone e target da raggiungere per quanto riguarda la riduzione dei tempi di pagamento della pubblica amministrazione, altro tema che ci accompagna nelle relazioni fra centro e enti locali già da diversi anni, perlomeno dal 2014, quando abbiamo, diciamo, iniziato a, come dire, dotare di risorse, diciamo, specifiche proprio per poter colmare una serie di problemi che si erano verificati e anche in termini di infrazione a diciamo quelli che sono i regolamenti comunitari in merito. Abbiamo qui tutti una responsabilità grande entro il 2023 di riuscire a dimostrare di pagare entro il termine dei 30 giorni e nel caso della sanità entro i termini dei 60 giorni. Nella logica del PNRR i traguardi che si raggiungono non sono dei traguardi, come dire, momentanei, ma devono essere strutturali proprio a tal fine, data la rilevanza di questo tema dei tempi di pagamento della PA, all'interno del PNRR queste milestone e questi target dovranno essere dimostrati per 2 anni successivi. Per quanto riguarda gli appalti pubblici, abbiamo tutti un ruolo importante, non soltanto il legislatore che cerca di darci delle regole per condurli meglio e per semplificare le procedure esistenti e per anche dotarci di strumenti, diciamo, digitali per fare tutto ciò meglio, ma abbiamo tutti, ripeto, poi operativamente un ruolo importante nel raggiungimento di 2 target fondamentali del PNRR associati a questa riforma, che sono la riduzione tra i tempi di pubblicazione di un bando e i tempi di effettiva aggiudicazione, che deve essere portato in media a 100 giorni entro il 2023, e per una generale riduzione dei tempi tra l'aggiudicazione di un appalto e la realizzazione di un'infrastruttura che dovrà diminuire del 15% rispetto a quelli che sui valori 2019. Torniamo ad analizzare le specificità del dispositivo di ripresa e resilienza per quanto riguarda in particolare la vicenda milestone e target. Come sapete, noi abbiamo dei pacchetti sostanzialmente di milestone e target da dimostrare di aver raggiunto a scadenze prefissate che nel nostro paese sono state scadenzate con i semestri, diciamo, di ogni anno. E questi traguardi si ripartiscono in maniera diversificata per missione del piano. In questa slide vi inviterei a considerare che l'istogramma, le prime 2 colonne che riguardano milestone e target della digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, in realtà inglobano tutti i traguardi, siano essi milestone e target o target delle riforme trasversali, e quindi qui vedete, diciamo, questo numero rilevante non perché siano, diciamo, di più rispetto agli investimenti, ma anche perché qui abbiamo per convenzione messo tutte le riforme importanti.
Dal punto di vista dello sviluppo temporale, siamo riusciti a consegnare la nostra richiesta di pagamento entro la fine dell'anno per quanto riguarda i primi 51 traguardi, che erano soprattutto milestone. Dovremmo negli anni successivi dimostrare un numero di traguardi crescenti. Già a partire dal prossimo semestre, dove ne abbiamo un po' più di 40, e poi per la fine dell'anno in totale sul 2022 ne abbiamo più di 100. Come vedete da questo grafico, per i primi anni il piano italiano ha previsto soprattutto il raggiungimento di milestone, che sono tipiche rappresentazioni di importanti tappe procedurali compiute nell'iter di una misura. E abbiamo invece negli anni più tardi della programmazione i target, che spesso sono indicatori che misurano le effettive realizzazioni degli investimenti. Procediamo per cercare di darvi una serie di elementi su come milestone e target hanno implicazioni anche per voi. Implicazioni per voi non soltanto perché contribuite al loro raggiungimento con l'attuazione della vostra, diciamo, parte del piano, ma ce l'avete anche in una fase ben precedente, quasi ex ante, prima dell'attuazione, al momento stesso della richiesta di un finanziamento, della risposta di un avviso di un'amministrazione centrale o per esempio della richiesta di un CUP per un determinato progetto che vi volete far finanziare. È infatti in questa fase che, oltre a delineare il costo del progetto e la richiesta di finanziamento, va indicato quanto si prevede di realizzare con quel progetto in termini della stessa metrica che ha il target di quella misura di investimento. I target, abbiamo detto, tipicamente misurano delle realizzazioni, come il numero di chilometri costruiti di una tranvia, piuttosto che il numero di beneficiari di una borsa di studio che sono raggiunti tramite un'iniziativa appunto in campo dell'istruzione, piuttosto che i metri quadri di immobili pubblici che vengono efficientati o i nuovi posti di asilo nido che vengono resi disponibili con una determinata ristrutturazione e costruzione di nuovi servizi per l'infanzia. Allora, è al momento stesso in cui voi presentate il progetto e che, diciamo, eventualmente avete accesso al finanziamento, che andrà specificato la vostra quota in termini di quel target, quindi il vostro specifico obiettivo con quel progetto. Questo riguarda i target. Per quanto riguarda le milestone, vi sono tutta una serie di conseguenze in quanto riguarda soprattutto la tempistica di attuazione dei progetti che voi realizzerete, questo perché molte delle milestone sono delineate come appunto tappe che hanno delle ricadute su tutti i progetti. Per esempio, tipiche milestone sono entro il 2023 l'aggiudicazione di tutti i contratti pubblici per la realizzazione di un determinato investimento. Questo avrà delle implicazioni anche sul monitoraggio, cioè sulla tempestività con cui voi dovrete fornire dati all'amministrazione centrale riguardo all'avanzamento procedurale del vostro progetto. Altra tipica milestone è quello di dimostrare entro una certa scadenza che una certa percentuale del totale dei progetti siano effettivamente completati. Nuovamente, questo ha una serie di implicazioni rispetto alla vostra tempestività nel monitoraggio. Milestone e target spesso non sono un unico indicatore, ma hanno delle descrizioni complesse che portano una serie di elementi aggiuntivi che possono essere visti come una serie di requisiti che condizionano tipicamente i criteri di selezione degli interventi. Sono requisiti infatti sulle caratteristiche delle opere o dei beneficiari, sono requisiti per esempio in termini di localizzazione degli interventi rafforzati dalla disposizione nazionale che implica che richiede che il 40% delle misure territorializzabili del PNRR siano destinati al sud. Vi sono una serie di diciamo, implicazioni appunto anche riguardo a questo principio del non arrecare danno significativo all'ambiente, che in alcuni casi non è soltanto, diciamo, un principio che potrà essere oggetto di audit, ma è un principio di cui dimostrare, come dire, il soddisfacimento già al momento della richiesta di pagamento, e quindi è inserito proprio in una delle milestone o dei target. Questo, ripeto, avrà delle implicazioni e degli oneri anche amministrativi sulla tipologia di informazione
che voi dovrete, diciamo, fornire per i progetti che realizzerete. Pochissime parole ancora sul modello organizzativo della governance del PNRR, un modello abbastanza, diciamo, complesso che è stato testato, direi, in questi 3 mesi e in cui tutti gli attori coinvolti dovranno man mano, diciamo, trovare un sempre migliore coordinamento. Il presidio e il coordinamento del piano a 2 livelli, quello tecnico di cui che è concentrato in gran parte sul MEF, il servizio centrale per il PNRR, che è il responsabile del piano, ovvero l'interlocutore diretto della Commissione europea e della cabina di regia, invece che ne garantisce il presidio politico, assistito da un'unità di missione per appunto la valutazione e da un'unità di audit indipendente. La cabina di regia, oltre alla segreteria tecnica, ha un'unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione che sta lavorando flagrantemente in questo periodo, soprattutto sul tema degli appalti, ma non solo. E poi ha uno spazio di colloquio anche con gli enti locali e con tutti gli altri attori del partenariato economico e sociale e territoriale tramite il cosiddetto tavolo permanente che si è già costituito e riunito già ben 2 volte, una terza volta è prevista questa stessa settimana. Dal punto di vista dell'attuazione, gli attori principali sono le amministrazioni centrali che hanno in gestione alcune, cioè tutte le specifiche missioni e riforme, scusate, e gli investimenti del piano. Alcuni di questi investimenti si realizzano direttamente dall'amministrazione titolare. Altre appunto vedono il coinvolgimento di soggetti diversi e come abbiamo detto almeno nel 37% diciamo complessivo del budget del piano riguardano soggetti attuatori di livello territoriale. Da qui l'importanza diciamo del vostro contributo per il successo del piano. Vi ringrazio e passerei direttamente la parola a Sonia Cappù per un appunto su quelli che sono investimenti di vostro interesse e sui bandi, diciamo, già usciti di vostro interesse. Sonia, lascio a te la parola. Grazie mille. Io nel frattempo posiziono le slide, che dovrebbero vedersi, immagino, e inizierei. Allora, io di Si cosa vedono, mi si occupo? vedono. Perfetto, grazie. Di cosa vi parlerò nella mia parte? Io vado proprio in profondità per darvi una mappatura all'interno delle missioni che vi avevamo fatto vedere in modo aggregato, in modo tale che vi do i riferimenti sia dei bandi di vostro interesse, sia dei ministeri competenti, perché alla fine il PNR è comunque una linea di finanziamento che ciascun di ministero gestirà, e chiudo la mia presentazione con una piccola parte sulle semplificazioni contabili che hanno accompagnato in qualche modo e stanno accompagnando il PNR. Allora, qual è il ruolo degli enti locali? Ha chiuso la dottoressa Pennisi nella sua slide dicendo che di fatto gli enti territoriali hanno un ruolo prioritario all'interno dei soggetti attuatori e quindi beneficiari delle varie misure all'interno del PNR. Ed è su questa parte che si focalizzerà la mia presentazione. Quello che dico sempre io è che però gli enti locali in qualche modo sono un tutt'uno col PNR, un tutt'uno in che modo? Sia come attuatori diretti, sia come attuatori in qualche modo indiretti, nel senso facilitati perché intermediati dalle amministrazioni centrali, mi riferisco in particolare a tutta la partita della digitalizzazione, ma sia anche come beneficiari in qualche modo indiretti, nel senso che tutte le altre misure del PNR di fatto sono misure che hanno un impatto sul territorio. Penso ai porti, a tutta la partita della mobilità, cioè sono tutti investimenti che ricadranno sul territorio di cui gli enti locali ne beneficeranno, anche se non dovranno attuarli loro direttamente. Ma quando siete voi attuatori diversi, diretti, qual è cioè cosa dovete fare? Qual è esattamente il vostro ruolo? C'è una prima fase che è la fase iniziale dei bandi. La fase iniziale dei bandi è una fase che già a voi è nota, nel senso che avete già avuto contatti con i ministeri per la legislazione vigente che continua a camminare per la sua strada in parallelo al PNR. Gli avvisi saranno pubblicati sia sui siti dei singoli ministeri, ma anche sul sito di Italia Domani, dove vengono raccolti tutti gli avvisi del PNR.
riceverete, come di consueto, di norma direttamente dal MEF o dalle amministrazioni titolari degli interventi, quindi ministeri, le risorse mano a mano che vanno avanti gli stati avanzamento lavori. Cosa cambia rispetto a un bando normale? Ci sono tre cose fondamentalmente che cambiano. La prima è che gli obblighi in tema di monitoraggio e rendicontazione hanno un'asticella un po' più alta, quindi vi verranno chieste molte più informazioni e molti più adempimenti rispetto a un bando normale. Tutte le gare d'appalto devono avere poi alcuni requisiti specifici. La dottoressa Pennisi vi ha anticipato il tema del PNSH, il fatto che devono esserci una forte trasparenza e pubblicità di tutte le iniziative del PNR, ma una delle cose che è stata detta fin dall'inizio sono i tempi, cioè il PNR il giugno 2026 deve essere tutto chiave in mano, quindi è sfidante anche per la parte dei tempi, di tempestività, di messa a terra degli investimenti, anche alla luce, diciamo, delle esperienze un po' passate. E da ultimo, ma non di minore importanza, che voi dovreste prevenire fin da subito e correggere eventuali irregolarità per fare in modo che le risorse vengano usate in modo corretto e non ci siano poi problemi in sede di rendicontazione. Sul volo le altre due slide, che sono quelle di cui vi ho parlato un po' all'inizio, quindi degli altri due ruoli, cioè tutta la partita in cui, e di solito l'esempio classico che faccio è quello della digitalizzazione, dove c'è un forte governo centrale, dove gli enti locali si troveranno ad attuare parte di ciò che il centro governerà, ma sarà, diciamo, un'attuazione in qualche modo facilitata dal centro, perché verranno erogati dei voucher, ma il centro provvederà a fare il grosso del lavoro anche come individuazione, diciamo, di chi erogherà il servizio. E l'ultima slide, che era quella che vi ho detto, diciamo, del ruolo indiretto in quanto beneficiari sul territorio degli altri interventi del PNR. Di tutte le missioni che abbiamo visto, quindi dei nostri quasi 200 miliardi del PNR, cosa è in mano agli enti territoriali? Perché questa slide è enti territoriali in senso lato, perché ha dentro anche banalmente le regioni e le aziende sanitarie e ospedaliere. Quant'è la quota parte delle singole missioni riferita a voi come attuatori diretti? Sono più di 60 miliardi, mettendo dentro la digitalizzazione arriviamo quasi a 70, e come si può vedere dalle slide, le missioni per le quali avete un impatto rilevante sono la missione 2, che è la rivoluzione verde e transizione ecologica, dove viene accolta tutta la partita della gestione rifiuti piuttosto che dell'efficientamento energetico, l'istruzione e ricerca con le grosse partite di scuola, asili e scuole dell'infanzia, e l'inclusione e coesione. Inclusione e coesione che raccoglie anche tutta la partita di rigenerazione urbana di cui si è parlato all'inizio. Da ultimo c'è la missione della salute, che interessa prioritariamente regioni, aziende ospedaliere e aziende sanitarie. Le stesse cifre che abbiamo visto prima qui vengono prospettate come soggetti attuatori. Vedete che i comuni e città e comuni anche insieme alle regioni hanno il peso più preponderante all'interno degli attuatori diretti delle risorse del PNR. Allora, di tutta questa massa di risorse, quali sono le singole linee di finanziamento che compongono il PNR? Cioè le slide da qui in poi come sono state strutturate? Abbiamo messo la missione e la componente, quindi la prima colonna vi dà di indicare quale missione e quale componente è l'intervento oggetto di interesse. Una seconda parte che ha l'intervento col suo codice, se vedete il primo è l'attrattività dei borghi, quindi l'attrattività dei borghi come bando PNR verrà identificata come missione 1, componente 3, investimento 2.1, cioè tutti i bandi del PNR si riconoscono perché questa stringa, in qualche modo, che identifica la linea di investimento, viene tracciata e viene esposta in tutti i bandi. Una colonna che indica i soggetti attuatori, quindi chi sono i beneficiari attuatori diretti delle risorse, e poi prima di mettere l'importo del PNR sono state messe tre colonne. Una prima colonna che si chiama progetti in essere, FSC e nuovi progetti. Spendo una parola sui progetti in essere. Cosa sono i progetti in essere? I progetti in essere non è altro che la legislazione vigente, quindi risorse stanziate, ad esempio legge di bilancio pregresse, coerente con le linee di investimento del PNR che è confluita all'interno del PNR. Quindi ci sarà, diciamo, una parte, e ve lo dirò nel dettaglio più avanti, in cui molte linee di investimento
di cui stiamo parlando sono linee di investimento che in qualche modo avete già in mano, per le quali non usciranno dei bandi, ma semplicemente dovremo... Buongiorno. Aline, il microfono. Aline, sì, come stai? Tutto bene? Aline, il microfono. Ti sento raffreddata? O è il telefono? Sente. Aline? Sì, l'abbiamo chiuso noi. Ok, grazie. Quindi nella colonna progetti in essere è un segnale che in qualche modo sono progetti che già avete in mano. Tutto il resto saranno linee di investimento nuove. Allora, all'interno della missione 1, che è la missione della digitalizzazione, c'è una parte di vostro interesse che è la parte prettamente legata al turismo. La missione 1 è sì digitalizzazione, ma anche una piccola gamba legata al turismo. All'interno delle linee di investimento legate al turismo abbiamo queste tre linee, tutte con risorse additive, quindi tutte con nuovi bandi, e tutti in capo al Ministero della Cultura. Abbiamo l'attrattività dei borghi, perché circa 800 milioni, la tutela e la valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale per 600 milioni, e parchi e giardini storici per altri 300 milioni. Come vedremo dopo, sono tutti e tre bandi e linee di investimento per i quali sono già stati pubblicati i relativi avvisi. La missione 1 poi si chiude con una grossa partita di abilitazione, facilitazione e migrazione al cloud e vari interventi di digitalizzazione di vostro interesse, tutto in mano al Ministero della Digitalizzazione. La missione 2 è una delle missioni, diciamo, dove ci sono la grossa componente dei rifiuti, sia come realizzazione di nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento degli impianti esistenti per circa 1,5 miliardi, le isole verdi per 200 milioni, ed entrambi queste due linee di investimento sono in campo al MITE, quindi al Ministero della Transizione Ecologica, più tre misure relative alla mobilità in qualche modo green, quindi mobilità ciclistica, sviluppo del trasporto rapido di massa e gli autobus in capo al MIMS, quindi al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Si vede già con lo sviluppo trasporto rapido di massa, dove ci sono 3,6 miliardi, che 1,4 miliardi sono progetti in essere, quindi progetti già previsti a legislazione vigente, più 2 miliardi abbondanti di risorse additive. Sempre all'interno della nostra missione 2 abbiamo poi che cosa? 800 milioni di risorse additive per la scuola, scuola che ovviamente è in capo al Ministero dell'Istruzione. Una linea di finanziamento solo di progetti in essere, che è l'M2C4 investimento 2.2, che sono 6 miliardi di progetti in essere, con cui aprirò poi le slide di dettaglio, che sono tutti in capo al Ministero dell'Interno. Questi, già ve lo anticipo, stiamo parlando delle piccole opere assegnate dal 2020 al 2024, più una parte del comma 139. Abbiamo poi la misura della tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano e la rinaturazione delle aree del Po. Entrambe queste misure sono in capo al MITE, quindi Ministero per la Transizione Ecologica. Quindi sulla M2, quindi la missione 2, che è una delle missioni principali, abbiamo quattro grosse componenti. La prima componente è tutta quella della partita dei rifiuti in capo al MITE, incluso verde urbano e rinaturazione delle aree del Po. Abbiamo tutta la partita in capo al MIMS per i trasporti green, più Ministero dell'Interno e 800 milioni di risorse additive per le scuole. Una fetta enorme ce l'abbiamo sulla M4, già ve l'avevo anticipato, qui c'è tutta la partita degli asili nido e scuole dell'infanzia. Ci sono due misure specifiche per 9 mensa e impianti sportivi sempre legati alle scuole, più la messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica. Spendo due parole sul piano asili nido e scuole dell'infanzia. Se vedete, è composto da 1,6 miliardi di progetti in essere e 3 miliardi di risorse additive. 3 miliardi di risorse additive è il bando, diciamo, che è già uscito, di cui parlerò a breve. Il 1,6 miliardi è composto da due parti. I 700 milioni del bando MIUR, quello della graduatoria provvisoria di cui abbiamo parlato all'inizio del nostro incontro, che è in corso di perfezionamento la graduatoria definitiva. Più che cosa? Più una parte corrente, che sono le risorse messe sul fondo di solidarietà comunale che dovrebbero accompagnare gli investimenti.
Gli asili nido è l'esempio classico all'interno del PNR di una misura che, prevedendo costi additivi, quindi nuove strutture, nuovi servizi, di fatto è stato imposto fin dall'inizio della misura che queste nuove strutture vengano accompagnate da risorse per farle funzionare. E la Commissione ha sempre detto che le risorse non devono assicurare la gestione solo nell'arco temporale del piano, ma anche oltre al piano. E nella legge di bilancio per l'anno 2022 sono state incrementate le risorse proprio della parte corrente del Fondo di Solidarietà Comunale per dare continuità a questa misura di investimento inserita all'interno del PNR. Dalla missione 4 arriviamo alla missione 5, che chiude un po' il cerchio. La missione 5 è composta da grossi interventi sulla rigenerazione urbana. Rigenerazione urbana di cui parlerò dopo, che ha previsto di fatto tutto il pacchetto della legislazione vigente inserendo un 500 milioni di risorse aggiuntive. Una misura innovativa che è piani urbani integrati, è innovativa perché vede la città metropolitana come attore attivo nella selezione progettuale delle progettualità del proprio territorio, quindi non è più un ministero che seleziona i progetti, ma il territorio stesso che li presenta e li autoseleziona. Ed è innovativa perché è accompagnata, è una delle poche misure, da quello che viene chiamato il fondo dei fondi, quindi un fondo a cui possono accedere i privati, gestito da BEI, che va di fatto ad integrare, a rafforzare gli interventi pubblici sul territorio proprio per prevedere dei piani urbani integrati con una forte partecipazione pubblico-privato. Sempre all'interno della missione 5 abbiamo poi che cosa? Il social housing, noto un po' a tutti con l'acronimo del PINQUA, gestito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, tutta la partita sopra è gestita dal Ministero dell'Interno. PINQUA che anch'esso si è di fatto collegato, quindi con un rifinanziamento forte all'interno del PNR, ma una procedura già in atto. Molti ministeri, tra cui il Ministero dell'Interno e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, hanno sfruttato tutto ciò che avevano avviato prima del PNR o a margine del PNR, in modo tale da ridurre quelli che sono proprio i tempi dei ministeri, dalla diciamo pubblicazione del bando alla comunicazione agli enti beneficiari delle risorse per permettere agli enti diciamo di avere più tempo per metterle a terra. La missione 5 si chiude poi con altre piccole misure, la prima che è sport e inclusione sociale, che sono 700 milioni sempre impianti sportivi in capo alla presidenza del Consiglio, Dipartimento dello Sport. Due misure che è strategia nazionale aree interne, valorizzazione dei beni confiscati dalle mafie che sono in capo al Ministero del Sud e le ZES, Ministero Sud, unitamente al MIMS. Allora, detto questo, andiamo a vedere quali di questi dei ministeri si è attivato, come e a che punto sono le procedure. Parto dai famosi 6 miliardi di cui vi ho parlato. I 6 miliardi mi permettono di richiamare la vostra attenzione sul decreto legge 152 del 2021, che è il decreto che io chiamo norme abilitanti in qualche modo PNR, convertito a fine anno con la legge 233 del 29 dicembre, dove l'articolo 20 va in qualche modo a specificare alcune informazioni puntuali su i progetti in essere proprio del Ministero dell'Interno, i famosi 6 miliardi. Nei 6 miliardi, come vi ho detto, cosa c'è finito dentro? Ci sono finiti dentro tutte le piccole opere, quindi nella prima parte di questa slide vedete tutti i decreti, le piccole opere sono quelle risorse date in misura minima ma a tutti i comuni italiani per fascia di popolazione, sono risorse che già avete in mano e sono risorse per le quali all'interno del PNR, le nostre famose milestone target, sono stati imposti degli obiettivi un po' più stringenti rispetto a quelli che è previsto la legislazione vigente. In particolare per le piccole opere è stato previsto un vincolo che l'ammontare complessivo delle risorse, quindi nell'intero arco temporale 2024, almeno il 50% sia finalizzato ad interventi di efficientamento energetico. Come molti di voi si ricorderanno, la norma originaria non aveva dei vincoli, lasciava un ampio perimetro in cui gli enti potevano muoversi. L'articolo 20 è andato a porre un paletto del 50% che con comunicato del 17 dicembre del 2021 il Ministero dell'Interno ha dato indicazione agli enti per poter in qualche modo
diciamo, adattare e verificare ex post il rispetto di questo vincolo del 50%. Quindi vi invito a leggere il comunicato del 17 dicembre 2021 in cui sono state date informazioni puntuali sulle piccole opere e ciò che implica che le stesse siano entrate nel PNR. Così come c'è entrato il pacchetto delle piccole opere, cos'è entrato anche? L'articolo 1,139. In particolare, questo è sempre in capo al Ministero dell'Interno, all'interno del PNR cosa sono confluite? Le assegnazioni della graduatoria 2021. Ricordo che nell'anno 2021, con la graduatoria sull'articolo 1,139, il Ministero dell'Interno ha fatto due operazioni. Sono state messe grosse risorse, abbiamo messo circa 3,6 miliardi per scorrere tutta la graduatoria, è stata fatta un'operazione di grosso scorrimento nel 21 e poi a fine anno 2021 siamo andati a scorrere per l'anno 2022 tutto il pacchetto della graduatoria 2021, anche se di 3,6 miliardi, perché ci teniamo, diciamo, un po' di margine del risultato, è confluito all'interno del PNR. Anche in questo caso è stato messo un vincolo di finalizzazione delle opere. Il vincolo era almeno il 40% delle stesse dovevano essere finalizzate a interventi di dissesto idrogeologico. Qui non abbiamo dovuto intervenire perché l'articolo 1,139, l'assegnazione delle risorse, avviene sulla base di alcune priorità. La prima priorità è il dissesto idrogeologico e già in sede di assegnazione delle risorse era di fatto rispettato il vincolo del 40% della finalizzazione delle stesse. Quindi i 6 miliardi del Ministero dell'Interno sono 6 miliardi che già avete in mano, per i quali dovremo in qualche modo aggiustare tutti insieme le carte, la documentazione e rendicontarle ai fini del PNR. Allora, nuovi avvisi. Da qui in poi le slide vi daranno le stesse, diciamo, stringhe informative che vi ho dato prima, quindi ci sarà indicata la missione componente, la famosa linea di investimento. Questo è l'esempio dell'attrattività dei borghi, viene indicato se è stato pubblicato l'avviso pubblico, dove è stato pubblicato e che scadenza ha l'avviso. I borghi è stato pubblicato praticamente a fine anno, la scadenza delle domande è il 15 marzo 2022 ed è in capo, ricordo, al Ministero della Cultura. Tra gli avvisi già emanati, uno dei primissimi avvisi era quello della realizzazione di nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento degli impianti esistenti, anche questo procedura in essere, l'avviso era stato pubblicato il 15 ottobre, la scadenza delle domande è metà febbraio. Come vedete, da qui in poi la partita del PNR, quantomeno la fase 1 domande rispetto agli avvisi, sono tutte partite che sono già aperte, per le quali le scadenze oscillano tra metà febbraio e fine febbraio, quindi sono tutti bandi con scadenze piuttosto imminenti. Quindi impianti smaltimento rifiuti in capo al MIMS. Abbiamo poi la partita della scuola, i famosi 800 milioni, il Ministero dell'Istruzione è uscito con la piccola componente della missione 2, componente 3, investimento 1.1, più tutta la missione 4, con praticamente degli avvisi a raffica, sono tutti avvisi che scadono tra l'8 febbraio e metà febbraio, quindi gli 800 milioni delle costruzioni di nuove scuole mediante sostituzione di edifici scade l'8 febbraio 2022. È partito il piano di forestazione urbana che interessa solo le città metropolitane, c'è il decreto della transizione ecologica del 30 novembre, il numero 493, ed è di fatto ha degli obiettivi specifici di realizzazione di boschi e verde all'interno delle aree urbane. Abbiamo poi, come vi avevo preannunciato prima, tutto il pacchetto della M4, istruzione è uscita ormai con tutti i suoi bandi, se vedete scade l'8 febbraio, l'unico che scade un po' più tardi, che è quello del 28 febbraio, è quello degli asili nido e scuole dell'infanzia, quindi scadenze diciamo imminenti, il bando e la graduatoria definitiva degli asili nido, avevo sentito istruzione prima di Natale, e la stavano perfezionando, quindi mi hanno detto al più tardi, a metà gennaio, e auspico che sia, diciamo, rispettato il termine. L'istruzione aveva anche un pacchetto di risorse per la messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole, questa segue la programmazione regionale, quindi di fatto sono state ripartite
a livello regionale le risorse additive disponibili, che erano i famosi 500 milioni che avevo fatto vedere. Poi cosa c'è di nuovo? Passiamo alla M5. Sulla M5 abbiamo rigenerazione urbana, che il Ministero dell'Interno ha pubblicato il decreto il 30 dicembre di assegnazione delle risorse. È un decreto che per la prima volta è stato uno dei bandi per i quali è stato chiesto il target famoso di cui si è parlato all'inizio fin da subito, target che ha dimostrato anche su un intervento che non è mirato tipo asili nido, quanti posti per asili che vai a fare, ma rigenerazione urbana aveva uno spettro di interventi molto ampio. Il target di riferimento erano i metri quadri rigenerati, e questo è un esempio classico in cui anche un target che a noi sembrava semplice, declinato poi nel concreto, ha comportato, diciamo, anche delle interpretazioni o delle anomalie di comunicazione, tanto che abbiamo un pacchetto di enti che sono stati ammessi con riserva di chiarimenti dell'indicatore, perché banalmente sono intervenuti su quelli che possono essere parchi o hanno fatto arredo urbano all'interno di determinate aree e hanno di fatto dichiarato come metri quadri rigenerati non solo la fetta su cui sono intervenuti, ma l'intero, diciamo, perimetro di intervento oggetto di finanziamento. Su rigenerazione urbana è stato detto all'inizio, c'è una parte di graduatoria insoddisfatta, lo sappiamo, sappiamo anche che i progetti sono buoni perché c'è voluto anche tempo per selezionarli e si sta lavorando per fare in modo, diciamo, di soddisfare in qualche modo tutta la graduatoria. Quello che suggerisco io è che, come già anticipato, all'interno della legge di bilancio sono state previste delle risorse additive per 300 milioni, il cui bando partirà presumo a fine gennaio, perché è scadenza marzo, dove potranno partecipare non solo i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti che in forma associata, quindi che insieme presentano una progettualità unica e raggiungono la soglia dei 15.000 abitanti, ma anche gli enti che hanno presentato domande e non sono risultati beneficiari sul bando del DPCM del 21 gennaio 2021 potranno ripresentare domanda o, diciamo, per l'intero importo o per la differenza tra l'importo di cui hanno beneficiato e quello di cui potevano beneficiare. Un piccolo passo, diciamo, per cercare di portarci avanti. In parallelo alle risorse additive, sempre la legge di bilancio ha previsto un'altra cosa, che come molti di voi sapranno, le regioni hanno un pacchetto di risorse per investimenti, pacchetto di risorse per le quali fanno uscire le regioni stesse dei bandi a favore degli enti locali, perché hanno anche il vincolo di assegnare le risorse almeno il 70% ai comuni. In questo caso è stato, diciamo, messo in norma che le regioni possono attingere direttamente alla graduatoria di rigenerazione urbana senza fare dei bandi nuovi. Quindi è stata autorizzata la regione di fatto a finanziare i progetti rimasti in graduatoria ma non finanziati. L'altra grossa partita, come vi dicevo, è quella di piani urbani integrati. Piani urbani integrati è in mano alle città metropolitane che abbiamo incontrato già e che continueremo ad incontrare. È un pacchetto ingente di risorse, perché stiamo parlando di 2,5 miliardi di risorse abbondanti suddivise tra le città metropolitane, che hanno l'obbligo di selezionare progetti con impatto sul territorio di un importo non inferiore ai 50 milioni. Quindi importi molto significativi, perché devono lasciare un segno concreto e tangibile sul territorio. Vi dicevo del programma innovativo qualità dell'abitare, che questo di fatto è già chiuso, sono state assegnate le risorse e salto le ZES che a voi interessano poco, chiudo solo con gli ultimi bandi che mancano. La cultura ha pubblicato praticamente il 22 di dicembre quello che gli mancava di cinema, teatri, parchi e giardini storici. Ci sono ancora un paio di bandi in giro, che sono quelli in capo al Ministero del Sud, più la PCM con diciamo tutta la partita dello sport, i famosi 700 milioni, che anch'esso dovrebbe essere, diciamo, di imminente pubblicazione. Allora, tutto questo mondo come abbiamo tentato di accompagnarlo, almeno lato contabile? Con un primo pacchetto immediato di semplificazioni. In particolare sono state previste tre norme, che sono quelle che sono riportate in questa slide, che vanno a dire tre cose. La prima, che
gli enti in disavanzo sostanzialmente possono usare queste somme in deroga alle limitazioni che hanno previsto, che sono previste a legislazione vigente. Quindi le risorse del PNRR possono essere utilizzate in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898 della legge 145. Prima semplificazione. Seconda, che gli enti possono accertare le entrate sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo, quindi basta il decreto di assegnazione per metterla a bilancio, per mettere agli uffici tecnici di andare avanti. Aggiungo un'altra cosa parlando di questo, richiamo la vostra attenzione sull'articolo 9,6, sempre del decreto 153 del 2021, dove di fatto viene previsto che a prescindere dal cronoprogramma e dalla, diciamo, dall'assegnazione delle risorse previste dal decreto, c'è uno strumento che permette di accelerare i cronoprogrammi. Quindi di fatto gli enti, se prevedevano di spendere le risorse in 4 anni, ma finiscono le opere in 3, c'è la possibilità di poter chiudere prima l'opera e anticipare le risorse anche bilancio. Tutte queste semplificazioni, unitamente all'ultima, che va sostanzialmente a dire che anche in esercizio provvisorio, gestione provvisoria, queste risorse non si devono fermare, sono state racchiuse in una FAQ di Arconet, che è la FAQ 48, che vuole dare proprio questo messaggio. Vuole dare il messaggio che sono sostanzialmente tutte risorse a rendicontazione, perché vanno rendicontate, quindi comanda il vostro cronoprogramma di spesa, la spesa che comanda gli accertamenti a bilancio, in modo tale che vi permetta di accelerare laddove possibile tutta l'operatività di queste risorse per portare a termine e cercare di concludere il tutto entro giugno 2026. Allora, chiudo con due cose. Oltre a tutte le semplificazioni contabili, oltre alle misure d'accompagnamento di cui vi parlerà poi col dottor Centurelli, è stato previsto, perché qui la misura funziona se funzioniamo tutti insieme, e tutti insieme, quando parliamo di comuni e in alcune misure stiamo parlando di 8.000 soggetti, vuol dire che pochi non possono rallentare o rischiare di fallire, diciamo, la misura di tutti. Quindi sono stati previsti i poteri sostitutivi attraverso la nomina di commissari ad acta che dovrebbero intervenire nel caso di inerzia o nel momento in cui i singoli ministeri vedano rallentare sul territorio. Così come è stato previsto, essendoci, diciamo, un patto, come dico io, tra gentiluomini, nel momento in cui siamo tutti consapevoli delle regole del gioco a cui stiamo iniziando a giocare, se uno si prende l'impegno di portarla a termine, ovviamente, diciamo, per sua responsabilità, in caso di sua responsabilità, non di eventi di forza maggiore, è stata prevista ovviamente la revoca delle risorse in caso di inadempienza. Sul punto è stato stipulato un accordo in conferenza Stato-Regioni dove nella sostanza è stato detto va bene, però ognuno risponde del suo, quello che è ovvio, c'è un ministero che non rispetta un suo obiettivo sarà il ministero a rispondere, ma se un ente beneficiario delle risorse che non rispetta gli impegni spesi sarà l'ente stesso. Io con la mia parte conclusa lascio la parola al dottor Centurelli. Okay. Buongiorno a tutti, se anche qui mi date la funzione della condivisione. Perfetto, riusciamo a vederle. No, si dovrebbero vedere bene. Perfetto, e quindi grazie ancora ad ANCI per l'organizzazione che mi ha preceduto per i vari interventi, e ovviamente io completo il gruppo di interventi RGS ed entro un pochino di più in quelli che sono gli elementi caratterizzanti il PNRR dal punto di vista attuativo. Dico subito quello che abbiamo fatto, diciamo così, già all'inizio di ottobre del 2021, abbiamo elaborato come RGS delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti, istruzioni che erano destinate ovviamente alle amministrazioni centrali, titolari di interventi PNRR, quindi amministrazioni che di fatto hanno poi pubblicato, sono, diciamo, chiamate e responsabili della pubblicazione degli avvisi, delle leggi di finanziamento, delle istruzioni che servono a cercare il più possibile di standardizzare, almeno come format,
gli strumenti attuativi, quindi le procedure, gli avvisi pubblici e le leggi di finanziamento, ma più che altro inserire elementi caratterizzanti il PNRR, perché è vero che gli avvisi sono comunque quelli che ritroviamo anche nel mondo delle politiche di coesione o come per esempio le leggi di finanziamento all'interno delle ordinarie modalità attuative di procedure finanziarie con la risorsa a valere con leggi di bilancio, ma il PNRR, l'inclusione di queste progettuali, di questi avvisi e di queste leggi di finanziamento, quindi questi strumenti attuativi all'interno del mondo PNRR, obbliga il perseguimento e quindi l'inclusione di alcuni specifici obblighi regolamentari che sono principalmente sintetizzati all'interno di questa slide e che vengono chiaramente in maniera evidente esplicitati all'interno delle istruzioni tecniche della circolare che abbiamo menzionato. Ovviamente ne abbiamo parlato in apertura, il principio generale del non arrecare danno significativo, detto in inglese do not significant harm, ecco perché si utilizza l'acronimo generale di NSH, è un principio generale che non deve essere ovviamente solamente incluso all'interno degli avvisi pubblici o degli impegni che sono conseguenti rispetto all'attuazione delle singole progettualità, ma deve essere concretamente realizzato nella realizzazione fattiva degli interventi, delle progettualità, delle procedure di aggiudicazione anche. Quindi fondamentalmente si compone di una serie di principi di rispetto degli obblighi ambientali che, per i quali, come è stato detto, la Ragioneria ha anche pubblicato una specifica circolare, la 32 del 30 dicembre del 2021, il quale appunto, avremo poi modo anche di presentarla in maniera molto puntuale nel dettaglio, e che in un certo senso è la prima volta che si utilizza nell'ambito dei fondi questo tipo di principio, e quindi che si deve perseguire questo tipo di principio nell'attuazione delle progettualità, ma non sarà l'unica, nel senso che questo stesso identico principio lo ritroveremo e lo ritroviamo anche nella regolamentazione dei fondi strutturali del ciclo 21-27, quindi in un certo senso tutto ciò che faremo sarà una sorta di attività prodromica e quasi di sperimentazione rispetto a quello che poi le stesse amministrazioni, le stesse voi come enti locali, vi ritroverete poi a dover adempiere nell'attuazione di progettualità finanziarie, no, nel caso di programmi operativi regionali o nazionali. L'altro elemento caratterizzante delle progettualità PNRR è il contributo alla connessione, il cosiddetto tagging, cioè la connessione con il contributo all'obiettivo climatico e digitale, come avete visto nella presentazione della dottoressa Pennisi, sono degli obblighi regolamentari che imponevano rispetto ad alcune percentuali di spesa destinata agli obblighi alla trasformazione climatica, alla trasformazione digitale, la trasformazione climatica almeno il 37% digitale almeno il 20%, ci sono dei meccanismi che rientrano all'interno del regolamento comunitario, quindi dei collegamenti con le cosiddette categorie di spesa che sono incluse in un allegato del regolamento comunitario, e questa attività, questa connessione con la categoria di spesa deve essere comunque anche verificata e monitorata anche in corso di attuazione delle singole progettualità, degli investimenti e delle riforme. L'altro ovviamente principio che è caratterizzante assolutamente il PNRR, come è stato detto anche dalla collega della Commissione europea, della collega Mossi della Commissione europea, è la specificità del PNRR rispetto a tutti quanti gli altri programmi comunitari, cioè il collegamento stretto con l'attuazione di milestone e target, con obiettivi e quindi, che sono predeterminati e che saranno in alcuni casi collegati direttamente con le singole progettualità.
Questo, a questo poi si aggiungono ulteriori adempimenti che sono magari rintracciabili anche nel mondo dei fondi comunitari, delle politiche di coesione in generale, cioè il rispetto del principio del doppio finanziamento, dell'assenza del principio del doppio finanziamento, che parla della duplicazione dei finanziamenti da parte di altri fondi europei e nazionali, il principio e comunque l'obbligo di rispettare l'obbligo del cosiddetto dell'OPA, diciamo, di svolgere le attività per prevenire, contrastare e correggere frodi, corruzione e conflitto di interesse, così come tutti quanti gli obblighi in materia di comunicazione e informazione. In questo le istruzioni tecniche danno delle indicazioni di tipo trasversale che toccano sia gli avvisi pubblici sia le leggi di finanziamento, quindi le due macro modalità attuative in cui vengono attuati le cosiddette progettualità regia nell'ambito del PNRR, viene data particolare evidenza al CUP, il codice unico di progetto, è una codificazione che è assolutamente necessaria, oltretutto stabilita anche secondo una recente normativa, un certo aggiornamento normativo come un elemento imprescindibile nell'atto di approvazione del finanziamento, quindi di adozione di ammissione al finanziamento, pena la nullità dell'atto, quindi la sanzione più alta dal punto di vista di validità di un atto amministrativo. Il CUP deve essere quindi inserito fin dalla nascita del progetto e poi segue tutto quanto, tutta la documentazione progettuale, così come anche rintracciabile all'interno dell'attività dei documenti giustificativi di spesa e di pagamento. L'esistenza del CUP serve a garantire, oltre che includere il progetto all'interno dei sistemi di monitoraggio, anche garantire l'intercettazione, la tracciabilità completa delle spese connesse alle singole progettualità e quindi venire incontro a quelle che sono le esigenze anche di controllo rispetto al doppio finanziamento. Comunicazione e pubblicità, ne abbiamo parlato, è un elemento essenziale anche per dare comunicazione rispetto ai cittadini in generale dell'utilizzo dell'utilizzo dei fondi Next Generation EU, del PNRR, e questo viene effettuato attraverso l'inclusione in tutti quanti i documenti progettuali e gli elementi connessi all'attività progettuale del logo che vedete, abbiamo costruito uno standard, cioè dell'emblema dell'Unione Europea con la frase che accompagna, finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU, e poi ci sono tutti quanti quelli che sono gli obblighi cosiddetti connessi alla trasmissione e comunicazione tempestiva, così dice il regolamento comunitario 241 del 2021, di dati, categoria di dati, questo per consentire sia lo svolgimento delle attività ordinarie di monitoraggio, sia attività di controllo, e poi vedremo nello specifico di che cosa si compone l'attività di monitoraggio che viene appunto richiesta all'interno del PNRR. Un esempio per capire, anche per dare un'idea di come può essere anche il livello di complessità o di procedure sottostanti l'attuazione di una progettualità PNRR. In questo caso ci troviamo di fronte a una progettualità a regia per la realizzazione di un progetto di tipo infrastrutturale assegnato, ovviamente in questo caso, ad un comune. C'è una procedura selettiva che è in capo all'amministrazione centrale, titolare dell'intervento, l'amministrazione che di fatto detiene la responsabilità dell'attuazione dell'investimento della riforma in base a quanto stabilito dal decreto del Ministro dell'Economia del 6 agosto del 2021. Questa amministrazione, nel caso appunto di interventi cosiddetti a regia, svolge, fa un'operazione che può essere o ad avviso pubblico, quindi una procedura di tipo anche competitivo o a sportello, oppure una legge di finanziamento, quindi attivazione della legge di finanziamento, una sorta di ripartizione territoriale di risorse per consentire ai comuni di poter presentare il progetto e quindi vedere l'ammissione al finanziamento delle proprie progettualità, in questo caso di tipo infrastrutturale, che quindi devono essere
realizzare secondo le tempistiche e con le finalità e gli obiettivi anche dal punto di vista dei risultati attesi e di conseguimento del massimo e target connessi stabiliti all'interno della progettualità stessa e compliance rispetto a quanto definito all'interno dell'avviso della legge di finanziamento. Il comune ovviamente realizza l'attività, in questo caso del tipo infrastrutturale, avvalendosi di una un soggetto terzo, di un'impresa affidataria dei lavori, in questo caso valgono le regole ordinarie di selezione delle procedure dell'impresa realizzatrice di opere pubbliche, quindi bisogna seguire ovviamente tutto ciò che è stabilito all'interno del codice degli appalti. Questo porta anche all'introduzione, all'attuazione quindi concreta dell'attività progettuale, della realizzazione concreta del progetto. I SAL progettuali portano al raggiungimento di spese e al conseguimento ovviamente nelle tempistiche stabilite dai programmi di milestone e target, i metri quadri rigenerati, tanto per intenderci. Questa attività deve essere ovviamente rendicontata al livello dell'amministrazione centrale titolare degli interventi. I controlli che vengono svolti a livello di comune sono controlli ordinari e ovviamente anche quelli connessi al DMSH, al milestone e target, sono comunque collegati strettamente alla progettualità stessa, quindi fanno parte integrante della progettualità stessa e rientrano nei controlli amministrativi ordinari. Questo quando si entra nel processo di rendicontazione, l'amministrazione centrale invece effettua nei confronti della rendicontazione delle attività che sono nei confronti dei milestone e target, ovviamente premianti, puntuali sul 100% in maniera approfondita e continuativa anche nel tempo, quindi anche verificando l'effettivo scostamento nel tempo rispetto agli obiettivi nei tempi, cui obblighi sono anche connessi alla tempistica di conseguimento di quegli obiettivi, ma anche un'attività di verifica anche sul posto che viene effettuata su un campione di operazioni, un campione di progetti in base ad una valutazione del rischio. L'esito positivo di questi controlli consente quindi di effettuare una richiesta, anche questa è una operazione di rendicontazione nei confronti del servizio centrale per il PNRR, che generalmente viene indicata come una sorta di domanda di pagamento, e questa domanda di pagamento contiene quindi sia da un punto di vista, da una parte, l'avanzamento della spesa che consente al servizio centrale di poter staccare le tranche successive di finanziamento, quindi consentire ai comuni che ricevono già un'anticipazione, che possono ricevere già un'anticipazione, come è stato già detto, di ottenere anche le successive tranche per poter garantire con la propria cassa l'attuazione concreta dell'intervento nei tempi stabiliti. Dall'altra parte, la parte invece che riguarda i target e il milestone consente al livello di servizio centrale, con controlli aggiuntivi, puntuali, che vengono svolti unitamente all'unità di valutazione del PNRR, che appunto va a fare delle verifiche anche di tipo qualitativo, serve a collazionare insieme tutte quante le varie target e milestone conseguiti per poter confezionare la cosiddetta richiesta di pagamento, che viene effettuata per ogni semestre in base ai target e i milestone stabiliti in scadenza per il semestre di riferimento. La richiesta di pagamento ovviamente deve riguardare tutti i target e i milestone previsti per quel semestre di rendicontazione, quindi se nel caso del 51 target di fine anno, quelli che sono stati ovviamente tutti quanti conseguiti, è stato possibile inviare alla Commissione Europea la richiesta di pagamento, proprio perché tutti e 51 target, quindi 49 milestone e 2 target, tutti e 51 target e milestone sono stati effettivamente conseguiti o, come si dice, conseguiti in maniera soddisfacente. La richiesta di pagamento viene accompagnata da una dichiarazione di gestione, sempre sottoscritta dalla responsabile del servizio centrale del PNRR, e viene accompagnata anche da una sintesi degli audit effettuati che viene fornito da parte dell'unità di audit. La Commissione Europea riceve
la richiesta di pagamento e svolge un'attività di valutazione, dopodiché dopo l'ok da parte dell'Ecofin può quindi procedere ad all'esborso, quindi al trasferimento della tranche di finanziamento corrispondente per quel semestre di rendicontazione direttamente nel bilancio dello Stato. L'unità di audit svolge delle attività molto similari a quello che svolge l'autorità di audit nell'ambito dei fondi comunitari, e quindi un audit di sistema e in parte audit sulle operazioni, più che altro meglio dire test di conformità con approfondimenti sulle operazioni sui progetti, e quindi può andare anche in loco a verificare quindi concretamente l'attuazione del progetto e riassume i controlli effettuati all'interno di una sintesi di controlli, che è appunto quella che viene per il semestre di riferimento inserita all'interno della documentazione di accompagnamento della richiesta di pagamento. L'ente locale quindi diventa soggetto attuatore con l'assegnazione di una progettualità, con la commissione a finanziamento del progetto, deve svolgere quelle che sono le attività che svolge ordinariamente da un punto di vista di attuazione progettuale, quindi l'avvio del progetto finanziato, l'individuazione, come abbiamo detto, nel rispetto delle procedure di affidamento stabilite dal codice dei contratti, dalla normativa vigente in generale per i soggetti realizzatori, quindi che sono imprese o anche soggetti esterni, consulenti, con il rispetto degli adempimenti previsti, per esempio, dalla 165 del 2001 per quanto riguarda la selezione dei professionisti esterni. L'avanzamento deve ovviamente monitorare attentamente e comunicare il monitoraggio attraverso i sistemi informativi stabiliti per quella tipologia di iniziativa, e comunque comunicati all'interno, individuati all'interno degli avvisi pubblici corrispondenti, quindi garantire quindi l'avanzamento finanziario, fisico, procedurale e un monitoraggio continuo e costante anche per quanto riguarda il milestone e il target di competenza. Predisporre le domande di rimborso e le rendicontazioni all'amministrazione centrale del titolare di intervento PNRR, quella amministrazione che ha di fatto prodotto l'avviso pubblico alla legge di finanziamento, svolgere ovviamente i controlli coordinati amministrativi contabili che sono richieste, inclusi quelli inerenti il rispetto al principio della sindrome di Cantano, il tagging, che sono inclusi all'interno delle attività ordinarie di verifica progettuale, e realizzare e chiudere il progetto nei tempi ovviamente stabiliti. La procedura di rendicontazione ovviamente varia, non c'è un'unica procedura di rendicontazione unica per il PNRR. Il PNRR è uno strumento, un piano che segue delle regole, diciamo così, uniformi per quanto riguarda almeno i principi generali. Poi è rilasciata ogni amministrazione, quella, siccome accade nell'ambito per esempio dei fondi comunitari, l'attuazione delle singole iniziative in base alla specificità della policy o dello strumento che si vuole porre in essere. Quindi quello che bisogna sempre vedere è ciò che è scritto puntualmente all'interno dell'avviso pubblico di riferimento, che costituisce come sempre l'ex specialis di riferimento e che può includere delle specificità riguardo alle modalità di rendicontazione, ai costi ammissibili e a quelli che invece sono esclusi o non elegibili all'interno di quella tipologia di avviso. In generale tutto viene ovviamente attraverso sistemi informatici che sono o delle amministrazioni locali, comunque pienamente interoperabili con il sistema informatico della ragioneria, quello centrale, cosiddetto Regis, o attraverso Regis stesso, e l'implementazione, anche qui la comunicazione e l'implementazione della documentazione in alcuni casi viene richiesta il chiarimento di tutta la documentazione, in altri viene lasciata come una documentazione, diciamo, a disposizione per quelle che sono le successive attività di controllo. Quindi ciò che si inserisce dentro i sistemi riguarda principalmente le informazioni
di attuazione e di rendicontazione di dati, tranne il caso in cui riguardino i milestone e target, dove dovrà essere sempre accompagnata da una puntuale documentazione giustificativa del conseguimento dei milestone e target, perché questa documentazione giustificativa viene controllata a tutti i livelli, a partire anche da parte quindi compresa la Commissione Europea collega, perché sono appunto sulla base del conseguimento dei milestone e target che si poi staccano le tranche di finanziamento, quindi quello diventa un elemento essenziale del processo di rendicontazione. Tutte quante ovviamente una volta che vengono rendicontate quali spese, ci si sottopone a quelle che è una sorta di campionamento, sulla base di una valutazione del rischio, per consentire poi che porterà ai controlli successivi anche in loco da parte delle amministrazioni titolari di intervento PNRR e delle amministrazioni centrali. Il monitoraggio è ovviamente un elemento essenziale di tutto quanto il processo, è ancora più importante il monitoraggio cosiddetto tempestivo, quindi una comunicazione che non è a scadenze ritardate nel tempo, ma continuativa nel tempo. Questo perché il tempo di realizzazione di queste iniziative è veramente molto stretto. Noi abbiamo un programma che deve essere chiuso complessivamente gli ultimi target previsti al 30 giugno del 2026, quindi una comunicazione diciamo tempestiva consente sia di dare diciamo così contezza dell'avvicinamento rispetto ai target del milestone, sia di dare evidenza a quelle che potrebbero essere delle situazioni di criticità e quindi porre in essere immediatamente, tempestivamente, quelli che sono i correttivi appropriati, anche eventualmente fino ad arrivare al cosiddetto potere sostitutivo, ma non solo, nel senso che se c'è un elemento di carattere di semplificazione, di miglioramento, di rafforzamento che deve essere posto in essere, prima è l'informazione rispetto alla potenziale criticità, prima si riesce diciamo così ad attivarsi per il superamento della stessa e quindi a riallineare le tempistiche a quelle che sono le tempistiche ordinarie stabilite per l'attuazione di quella progettualità. E così come è importante e essenziale informare costantemente gli stakeholders, quindi garantire al pubblico e ai cittadini in generale anche quelle che sono le attività cosiddette di monitoraggio civico. La raccolta dei dati avviene secondo un tracciato record che è stato stabilito a livello di ragioneria, rientrano in questi dati tutti quanti quelle che sono informazioni come set minimo che partono dalle informazioni che sono di solito raccolte nell'ambito dei fondi comunitari, si ritrovano detto PUC, il protocollo unico di colloquio per i fondi per le politiche di coesione, integrato ovviamente con tutte quante le specificità che riguarda collegate al piano nazionale. Ci sono informazioni che riguardano l'anagrafica, il cronoprogramma, l'utilizzo delle risorse, l'avanzamento delle fasi progettuali, l'avanzamento della spesa e quindi anche il conseguimento degli obiettivi di milestone e target comunitari e nazionali. Gli elementi di dettaglio sono molto puntualmente descritti all'interno del regolamento 241 del 2021, al quale inserisce alcuni elementi che sono addirittura richieste proprio ai fini di garantire le successive attività di controllo, non solo quindi il nome del destinatario dei fondi, ma anche il nome dell'appaltatore, del subappaltatore, la data di nascita, informazioni comunque puntuali su tutti quanti i soggetti che a vario titolo sono interessati nella gestione finanziaria, nella gestione diciamo così anche economica e finanziaria della progettualità. Questo perché il sistema, ma poi ovviamente le informazioni sono comunque collegate con degli strumenti di analisi e di valutazione del rischio, che sono strumenti messi a disposizione da parte della Commissione Europea, e quindi è possibile fare tutte quante quelle che sono le attività più puntuali anche di controllo e di verifica in itinere sulla correttezza delle procedure, sul rispetto più che altro dei cosiddetti principi
della frode, del superamento dell'intercettazione delle frodi, dei doppi finanziamenti, conflitto di interesse e dei casi di corruzione. Come dicevo, il sistema elettronico diciamo, ha una parte rilevante in tutto quanto il processo, il sistema informativo del PNRR ha una parte rilevante in tutto quanto il processo, è un sistema, è un sistema centrale che viene chiamato, preso il nome di Regis, è uno strumento che ovviamente è aperto a tutti i livelli, ma che ha anche la possibilità di poter dialogare con strumenti informativi locali, quindi c'è la doppia possibilità sia utilizzare direttamente Regis, sia se del caso l'amministrazione diciamo, lo considerasse come una soluzione opportuna da mantenere un utilizzo di un sistema locale, purché questo abbia tutte le caratteristiche di interoperabilità e le informazioni necessarie e sufficienti a comunque coprire il set informativo richiesto per Regis. Il sistema, è stato messo in esercizio a dicembre dello scorso anno, era un target una milestone del PNRR, adesso è via via in continua ulteriore evoluzione, quindi sono ulteriormente sviluppati altri elementi come quelli appunto che beneficiano le attività di gestione del progetto, addirittura o comunque di interoperabilità con tutte quante quelle che sono le altre banche dati esistenti per favorire e facilitare appunto l'inserimento automatizzato delle informazioni, e quindi è diciamo, pienamente attivo ed utilizzato anche nel dialogo con la Commissione Europea, ai quali viene garantito anche l'accesso attraverso specifiche utenze. Le attività di controllo, come dicevo, si compongono in due grandi macro diciamo, attività. Una parte è il controllo cosiddetto ordinario, controllo che in realtà rientra in quelle che sono le attività ordinarie di tipo amministrativo che continuano ad essere svolte e sono ancorché anche rafforzate per alcuni versi. L'altro invece è il controllo diciamo così, aggiuntivo che viene diciamo così, svolto dalle amministrazioni, prima la serie successiva, dalle amministrazioni centrali, dal servizio centrale del PNRR, in particolar modo dall'unità di audit, e che in realtà è teso principalmente a rispettare quelli che sono i vincoli del regolamento comunitario, che sia preventivare e garantire che ci sia un meccanismo che prende e contrasti le irregolarità, i frodi, i casi di corruzione, i conflitti di interesse e intercetti i cosiddetti casi di doppio finanziamento. L'attività di controllo è comunque anche questa, come dicevo, rafforzata. Il rafforzamento avviene sia, è stato diciamo, individuato come strada nell'ambito del DL 77, DL di governance del PNRR, un maggior ruolo della Corte dei Conti che esercita un controllo di gestione e svolge una valutazione di economicità, efficienza ed efficacia circa l'acquisizione e l'impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi PNRR. L'altro è il ruolo della Guardia di Finanza che rafforza le attività di controllo attraverso in particolar modo per quanto riguarda la prevenzione, il contrasto alla corruzione e alle frodi, e per il quale è stato stipulato in data 17 dicembre 2021 un apposito protocollo d'intesa tra la Guardia di Finanza e Ragioneria, a cui appunto accederanno tutte le amministrazioni centrali titolari di interventi, finalizzato anche alla costituzione di un vero e proprio gruppo di valutazione del rischio frode che, come un po' capita nel mondo dei fondi strutturali, seguirà tutto quanto il processo attuativo degli interventi, individuando anche quelli che sono, diciamo così, le procedure più sensibili su cui prestare particolare attenzione in sede di controllo e ovviamente anche in sede di attuazione. Le procedure finanziarie sono state in parte già descritte, abbiamo detto che c'è un'attività diciamo che i progetti non partono sul proprio bilancio, ma ricevono delle anticipazioni, quindi c'è un trasferimento, tutto quanto viene attivato attraverso il sistema finanziario della ragioneria, che è un sistema che va
gestito tutto quanto in contabilità speciale, è un sistema informatico SAP che garantisce un trasferimento delle risorse finanziarie praticamente in tempi strettissimi, entro al massimo 48 ore, ma quello che stiamo vedendo in 24-20 ore già vengono accreditate le risorse. È possibile ottenere delle anticipazioni, quindi per poter partire i progetti potranno avere delle anticipazioni sui loro conti di tesoreria, e le successive tranche di pagamento vanno sulla base dello stato di avanzamento della spesa. I pagamenti, come ho detto, vengono effettuati direttamente a favore dei comuni, le risorse vengono tracciate attraverso apposite codificazioni contabili adeguate, poi ci sarà un processo di rendicontazione periodica, quello che abbiamo visto al Ministero responsabile, all'amministrazione titolare dell'intervento, il Ministero responsabile di quell'iniziativa, per consentire quindi di sbloccare poi via via quelle che sono le successive tracce di pagamento e quindi poter realizzare, continuare a realizzare il progetto nei tempi concordati. Ovviamente tutte le risorse che sono indebitamente utilizzate devono essere recuperate e restituite al Ministero delle Finanze. Quale vi ho parlato molto, anche il quadro, diciamo così, attuativo guarda molto, come ho detto in alcune circostanze, al mondo dei fondi comunitari, più che altro al mondo delle politiche di coesione, però nei confronti dei fondi strutturali ci sono notevoli differenze, oltre certo qualche analogia, perché il nostro benchmark è stato ovviamente i fondi strutturali, i sistemi di gestione e controllo prendono spunto su richiesta esplicita della Commissione Europea all'interno delle linee guida di gennaio del 2021, prendono spunto proprio da fondi strutturali, ma ovviamente mantengono un livello di differenziazione notevole, che fanno di questo meccanismo qualcosa di diverso e assolutamente distante dalla modalità, diciamo così, a cui siamo abituati noi. Nello specifico, dalla parte dal punto di vista delle analogie, certamente la possibilità di utilizzare molti strumenti che sono stati già utilizzati nel mondo dei fondi comunitari, mi riferisco al tema delle opzioni di costo semplificato, le opzioni di costo semplificato, passi standard unitari, importi forfettari, importi, diciamo, tassi forfettari, sono degli strumenti che tra l'altro devono essere comunque ovviamente previsti all'interno sempre dell'avviso pubblico, quindi devono essere richiamate espressamente all'interno dell'avviso pubblico, ma che rimane, costituisce l'ex specialis di riferimento, però hanno, diciamo, certamente contribuito ad accelerare alcuni processi di rendicontazione e anche semplificare le attività di controllo, quindi sono stati, diciamo così, vengono utilizzati anche nel PNRR, e sono la copertura normativa, l'abbiamo attraverso l'articolo 10 del 121 del 2021, che quindi copre anche il PNRR, l'utilizzo di quelle che sono le opzioni di costo semplificato, almeno per la 21-27, quelle previste per la 21-27. Ci sono processi di gestione che sono stati ispirati al mondo delle politiche di coesione, ad esempio gestione finanziaria, abbiamo detto il sistema SAP PNRR, che è quello che consente il trasferimento delle tracce di finanziamento, dell'anticipazione delle successive tracce di finanziamento direttamente nelle casse dei comuni, è un sistema che viene dal mondo dei fondi comunitari, utilizzato nell'ambito del sistema I2, della piattaforma I2 SAP appunto. E quindi è stato, diciamo, già ampiamente sperimentato, è una buona pratica di successo e quindi di fatto ripresa interamente e inserita e rafforzata all'interno del mondo PNRR. C'è tutto quanto l'attività di controllo, di verifica sulla regolarità, prevenzione, individuazione, correzione delle frodi, questa è un'attività che troviamo ovviamente nel mondo dei fondi strutturali, lo ritroviamo puntualmente anche all'interno del PNRR, così come anche il cosiddetto impegno comune in tema di rafforzamento della capacità amministrativa, che si compone di una serie di iniziative che questa volta andranno sempre più in modo coordinato e sinergico e complementare,
indipendentemente dalla fonte finanziaria di riferimento, perché insistono sulle stesse amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e locali, e quindi proprio finalizzate a migliorare generalmente i processi di spesa, di attuazione e di finalizzazione delle iniziative. Ci sono ovviamente, rispetto all'energia, delle norme di differenze. Stiamo parlando di un regolamento ad hoc, quindi non stiamo parlando del regolamento della 2127, 2060, del nuovo regolamento 2127, né stiamo parlando del 1303, che è il vecchio regolamento della 1420. È un regolamento ad hoc specifico, che tra l'altro include questo strumento all'interno di cosiddetti strumenti a gestione diretta e non in quelli a gestione concorrente, di cui fa parte il mondo dei fondi strutturali. È una rendicontazione nei confronti della Commissione europea, questo l'ho detto, lo ripeto per evidenziarne il concetto, che viene effettuata unicamente, cioè collegata strettamente a target e milestone, quindi non è come i programmi di spesa, i programmi di fondi comunitari, il target di fine anno è collegato a delle spese certificate e quindi raggiungimento di quote di spesa certificata dell'Unione Europea, invece in questo caso si tratta di raggiungimento di target e milestone indipendentemente dall'ammontare di avanzamento effettivo del piano nel suo complesso. L'altra parte è l'ammontare, ovviamente è un ammontare di risorse impressionante, stiamo parlando di 191, almeno PNRR italiano, 191,5 miliardi di euro, a cui si circa, se noi pensiamo solo alla quota di bilancio comunitario destinato alle politiche di coesione per un settennio, circa sempre intorno ai 32 miliardi di euro, siamo a tre volte l'importo, a sei volte l'importo stanziato dalle politiche di coesione. Se consideriamo anche il cofinanziamento nazionale delle politiche di coesione, arriviamo comunque sempre a 2,5 volte in più rispetto al mondo politiche di coesione, però non circa la metà del tempo. Quindi dobbiamo realizzare cose entro i cui ultimi target sono a giugno del 2026, le politiche di coesione ovviamente hanno un settennio più in tempi, diciamo così, dell'N più 3, quindi 10 anni di tempo per poter fare quella spesa per colmare appunto il totale programmato dei singoli programmi. Ulteriori requisiti puntuali che vengono richiesti nel PNRR e che non ritroviamo in maniera puntuale all'interno del mondo delle politiche di coesione, tranne il BMSA, che ho detto che lo ritroveremo nella 21-27, ma non nella 14, ma non è presente nel ciclo 14-20, è tipico del mondo PNRR, il timing, cioè la connessione con la trasformazione digitale e climatica, e tutto il mondo che abbiamo già visto delle priorità trasversali, la parità di genere, giovani e il sud, che è qui un requisito puntuale. Nel mondo dei fondi comunitari viene già, diciamo, a origine classificata attraverso una scomposizione finanziaria in categorie di regione, quindi di fatto c'è un meccanismo decisamente diverso. Chiudo con quelli che sono i temi, diciamo così, alcuni elementi di rafforzamento, procedure di rafforzamento della capacità amministrativa che si stanno ponendo in essere, alcuni già attivati e che riguarderanno appunto tutte le amministrazioni, compresi anche gli enti locali. In primis quello dei cosiddetti 1000 esperti, che sono, diciamo, un target che si finanzia interamente una misura di investimento del PNRR. Tra l'altro la selezione e la finalizzazione di tutte quante la procedura di selezione degli esperti si è concretizzata a dicembre del 2021, proprio perché considerava questo era comunque un target di fine anno. I 1000 esperti sono di supporto ai processi di reingegnerizzazione dei processi in vista della conseguente digitalizzazione. L'attività vengono assegnate, sono distribuiti sulla base di accordi convenuti con le regioni, su base regionale, e poi le regioni che contrattualizzano gli esperti li distribuiscono e li assegnano agli enti locali. Quindi questa diventa una azione di rafforzamento che seguirà proprio l'attuazione del piano.
Altro elemento importante del quale siamo per uscire, penso, diciamo, a giorni, con una circolare specifica che ha anche abbiamo dovuto attendere la conversione in legge del 152 e che ha, diciamo, portato ad alcune modifiche e miglioramenti dell'articolo 1,1 del DL 80 del 2021, cioè la possibilità di poter utilizzare, porre a carico le spese di reclutamento, quindi l'assunzione del personale però a tempo determinato per e finalizzato unicamente alla realizzazione dei progetti, non quindi assistenza tecnica, ma coinvolto direttamente nella realizzazione delle iniziative progettuali, e questo, diciamo, è possibile caricarlo all'interno delle singole progettualità. Ci sono appunto dei limiti che, diciamo, saranno delle indicazioni puntuali che verranno stabilite all'interno della circolare RGS. È necessario che questi costi siano imputati nel quadro economico del progetto e che comunque siano dei costi di personale nuovo, quindi nuove assunzioni e a tempo determinato, perché non deve, diciamo, eccedere la durata del progetto e comunque non eccedere il 30 giugno del 2026. Gli altri strumenti di assistenza tecnica che previsti, di recente è stato stipulato, sono quelli appunto che si stanno attivando a livello di Ragioneria Generale dello Stato, che riguardano l'assistenza tecnica, che come sapete, e comunque confermo il fatto che l'assistenza tecnica non è una componente ammissibile all'interno del PNRR. Per questo motivo, per poter coprire questi costi, si è ricorso ai programmi complementari delle politiche di coesione, in questo caso al programma complementare proprio della ragioneria, il POC della ragioneria. Si stanno stipulando, alcune sono già state stipulate, delle convenzioni con le partecipate dello Stato, SOGEI, Studiare di Sviluppo, Cassa Depositi e Prestiti, che è in fase di stipula con Invitalia, nei quali, diciamo, si prevede di attivare sulla base di piani operativi, piani di attività annuali, delle attività di assistenza tecnica proprio finalizzate al supporto alla fase di progettazione, monitoraggio, documentazione, controllo e anche valutazione nei confronti delle amministrazioni, ovviamente per il tramite dell'amministrazione centrale, nei confronti del territorio, dei beneficiari finali delle singole iniziative, e quindi attraverso due modalità che sono o quelle che sono le classiche help desk, cioè quindi fornire e rafforzare il presidio di supporto tecnico centrale nei confronti di quanti gli operatori per le singole avvisi pubblici o leggi di finanziamento, e dall'altra, nel caso di necessità di intervento locale, delle singole specifiche task force territoriali che sono anche dedicate di carattere settoriale. A questo si aggiunge tutto quanto il mondo dell'attività e delle procedure di approvvigionamento dei servizi esterni che sta realizzando Consip con gli strumenti avanzati di acquisto e quindi cosiddetti convenzioni quadro, accordi quadro, e che consentiamo anche alle amministrazioni e agli enti locali di poter accelerare i processi di approvvigionamento utilizzando, diciamo, evitando quindi la fase di gara. Tutte quante queste informazioni e ulteriori informazioni di dettaglio che riguardano in particolar modo bandi e avvisi sono presenti all'interno del sito italiadomani.gov.it. In questo sito è continuamente implementato nel tempo, ha ovviamente documenti, FAQ, bandi e avvisi che sono ovviamente riguardano tutto il PNRR e che è perfettamente concilianti con quelle che sono le ulteriori attività e iniziative di comunicazione, di informazione e di supporto, quello appunto che verrà poi successivamente illustrata dal collega dell'Iter, che riguardano invece specificatamente ovviamente settori pubblici locali e quindi enti territoriali, e non tutti e non solo e non tutte quante le iniziative poste in essere all'interno del PNRR, che come noto possono riguardare anche singoli individui e imprese. Con questo concludo il mio intervento. Grazie Giorgio, grazie. Bene, sono arrivate alcune domande. Intanto ringrazio per la partecipazione
successo. Ringrazio per la partecipazione, abbiamo avuto più di 550 partecipanti, quindi un ottimo risultato. Io molto rapidamente scorro alcune domande e poi le altre le girerei a Sonia o a qualcun altro. Quindi molti ci chiedono se i fondi delle misure per il PNRR sono finanziamenti a fondo perduto o tasso agevolato. Ovviamente sono finanziamenti integrali, quindi a fondo perduto. Avete visto ovviamente le regole che il dottor Centurelli ha illustrato sulle modalità di rendicontazione, che sarà a breve attivo un sistema Regis appunto per il caricamento, immagino, delle fatture, delle spese. Quindi è tutto, quindi il finanziamento riguarda l'intero importo richiesto, è un finanziamento a fondo perduto, quindi non ci sono mutui o tassi. Eventualmente per alcune misure sono previsto, credo, come criterio, come punteggio aggiuntivo, la possibilità di un cofinanziamento, però credo che sono poche le misure in cui questo è previsto. Per quanto riguarda il personale, ripeto che la cosa più importante, come dire, invito il dottor Centurelli a sollecitare anche su questo, è la famosa circolare che deve uscire, che spiegherà le modalità per imputare a valere del PNRR per i comuni beneficiari delle singole misure una percentuale di contratti a tempo determinato. Sappiamo che questo dovrebbe essere più o meno la regola che viene disciplinata, quindi ci sarà una percentuale rispetto al finanziamento assegnato al comune di contratti a tempo determinato attivabili. Ripeto ancora che c'è una norma vigente approvata nel DL 152 che è stata all'ANCI, che consente comunque di fare contratti a tempo determinato in percentuale ed estranea alle spese di personale, quindi non va a saturare i margini assunzionali dell'ente, per sempre per contratti a tempo determinato, una percentuale crescente a seconda del comune, della fascia demografica del comune, quindi sarà più ampia per i comuni più piccoli, più i 30 milioni, ripeto, disponibili per i comuni fino a 5.000 abitanti. E comunque l'ANCI sta predisponendo, anche in collaborazione con l'IGOP, con l'ufficio del Ministero dell'Economia, che si occupa ovviamente di personale delle pubbliche amministrazioni, stiamo predisponendo una documentazione, un dossier, per così i comuni hanno un quadro chiaro di tutte le norme in materia di personale. Sulle isole verdi è una misura, e noi abbiamo già fatto un webinar, ne faremo un altro giovedì prossimo, guardate i calendari che sono disponibili sui siti. È una misura che riguarda le cosiddette 19 isole minori, sempre è un cofinanziamento anche molto significativo, mi sembra che sono quasi 20 milioni ad Isola Minore, per una serie di interventi che riguardano in particolare la sostenibilità ambientale gestita dal MITE. Per quanto riguarda la misura dei 300 milioni in legge di bilancio per rigenerazione urbana, ripeto, c'è semplicemente una scadenza al 31 marzo. Le modalità di presentazione della richiesta di contributo sono sempre le medesime e bisogna andare sul sito del Ministero dell'Interno. Per quanto riguarda la misura dei 6 miliardi dell'M5, lascerei la parola, se Sonia ancora è collegata, chiedono come si fa a comprendere quali sono gli interventi già finanziati per il totale di 6 miliardi. Io su questo ovviamente non ho il dettaglio di quanto già è stato erogato, credo circa 3 miliardi e mezzo, e come avviene le modalità di erogazione delle scadenze successive. Non so se Sonia è collegata. No, non vedo no. Allora a questo punto ripeto che è disponibile, come vi spiegherà Francesco Monaco, anche una mail dedicata dove inviare ad ANCI e IFEL le domande, che poi se sono domande più complesse ovviamente interlochiamo con i singoli ministeri.
ripeto e ringrazio veramente ANCI Lombardia per l'organizzazione insieme ad ANCI Nazionale. Ripeto, guardate i calendari, ci saranno anche webinar dedicati sulle singole misure. Attenzione al webinar di mercoledì alle 10 con il MIUR sui 5 miliardi sull'istruzione, molto importanti, perché daremo le informazioni un po' più di dettaglio sulla compilazione delle schede progettuali. Grazie a tutti, lascio la parola a Francesco Mone. Sì, grazie Veronica, buongiorno a tutti. Io cercherò di essere molto breve perché insomma siamo arrivati ad ora tarda, però diciamo è importante far vedere questo sito, che è uno strumento che intende un po' semplificare la vita a chi deve acquisire informazioni sul PNRR. Io chiedo alla regia se mi dà una mano anche nella condivisione. Un attimo, provvediamo subito. Ok, intanto io mi sono collegato. Allora, nel frattempo che si attivi il collegamento, la cosa che intendevo dire è che naturalmente questo è uno strumento che non sostituisce gli strumenti ufficiali del PNRR, in particolare il sito Italia Domani, di cui si è parlato in ultimo, anche Giorgio Centurelli ha fatto vedere la slide con tutte le sue sezioni, che naturalmente è un sito molto completo, contiene tutti gli elementi, diciamo, costitutivi del PNRR, tutte le informazioni relative all'attuazione, quindi il sito di riferimento che anche per noi diventa il punto di la fonte ufficiale. Noi con il documento, il sito che abbiamo voluto mettere invece online, ho condiviso, non so se riuscite a vedere. Sì, confermiamo. Perfetto, ok. Con il sito che noi abbiamo messo in campo, che si chiama Portale di Orientamento su PNRR Comuni, intentiamo appunto fare un'estrazione di tutte le informazioni tecniche relative ai provvedimenti, ai bandi, alle modalità attuative che riguardano specificatamente le misure di interesse dei comuni, e da questa, diciamo, vedete, come vedrete, da questa estrazione costruiamo uno strumento di informazione che, secondo la nostra intenzione, dovrebbe far risparmiare tempo a chi cerca informazione, essere, diciamo, molto semplice e mirato solo sulle cose di interesse dei comuni e non appunto diciamo evitare appunto di dover fare una navigazione complessa per trovare l'informazione di interesse. Dal sito si accede attraverso il portale istituzionale di ANCI o di IFEL. Il portale è un prodotto che abbiamo elaborato insieme. Già nel sito e nel portale IFEL ci sono i calendari anche delle altre iniziative di cui parlava anche la segretaria generale. Qui avete modo di verificare e di vedere anche i prossimi appuntamenti di queste iniziative di divulgazione, anche le iniziative tematiche che si stanno realizzando e si realizzeranno di volta in volta sulle singole misure. Il mercoledì 12 è già in programma un webinar sugli avvisi del Ministero dell'Istruzione, è in programma anche un webinar sulle isole verdi e via discorrenti, insomma. Ma vediamo rapidamente come funziona questo sito. Si entra appunto dal portale. Come vedete, io parto, nel descrivere il sito, parto dalle cose che ci diceva la dottoressa Caffù. Dal punto di vista dei comuni esiste innanzitutto un elenco di investimenti e di misure che sono di pertinenza specifica dei comuni come beneficiari e soggetti attuatori. Quindi noi la prima cosa che abbiamo fatto, abbiamo isolato, appunto usando la nomenclatura ufficiale del PNRR, abbiamo isolato per missione, per componente, per investimento, appunto le misure che sono di stretto interesse dei comuni dal punto di vista appunto del ruolo dei comuni come soggetto attuatore / beneficiario, quindi quelle misure che per essere attuate presuppongono che i comuni appunto svolgano una certa attività, partecipano al bando, facciano la progettazione, facciano gli affidamenti e via discorrendo. Naturalmente di tutte le altre misure che possono avere un impatto indiretto sul territorio e quindi che vedono i comuni
come destinatari degli interventi e non beneficiari. Penso per esempio a tutte le misure relative alla missione 1 sulla informatizzazione, sulla digitalizzazione, poi daremo informazione nella sezione news. Invece la nostra focalizzazione è su questo elenco, che è un elenco di 43 diciamo misure. Man mano che queste misure diciamo si riempiranno di contenuti operativi, cioè alla misura sarà collegato un provvedimento o un bando, il sito è navigabile, si può andare dentro e quindi fare la verifica del bando, del provvedimento collegato alla singola misura. Dicevo bando provvedimenti, vedete, provvedimenti e bandi, perché sono le due modalità di attuazione del PNRR. Il bandi, vabbè, bandi avvisi, quelli che l'amministrazione centrale responsabile della missione, i ministeri mettono a terra i vari interventi e quindi su quello c'è la sezione specifica, e poi i provvedimenti invece raccoglie una sezione che raccoglie, come dire, tutte la normativa, decreti, leggi, provvedimenti di altro tipo a cui si ricollegano misure finanziate poi dal PNRR. Il caso più importante è quello ovviamente della rigenerazione urbana, l'abbiamo visto. Comunque, il punto centrale del portale sono bandi e schede. Noi che cosa facciamo? Noi, ripeto, estraiamo dal portale diciamo nazionale i bandi di interesse specifico dei comuni e ne facciamo naturalmente un'illustrazione. Ma qual è il valore aggiunto che vorremmo dare a questo strumento? Oltre a fare un elenco dei bandi con ancora in corso, poi man mano che i bandi scadono metteremo che saranno scaduti, noi attraverso la navigazione forniamo uno strumento di lettura semplificato, cioè siccome molte volte i bandi sono costituiti da provvedimenti, allegati, contrallegati, insomma da documentazione tecnica anche difficile da leggere, per dare una prima informazione sulle caratteristiche generali del bando dell'avviso noi abbiamo predisposto una scheda che ripetiamo per ogni bando che sta uscito o che uscirà, in cui oltre a collocare esattamente il bando nell'ambito della missione e della componente del PNRR, noi facciamo una descrizione sintetica in cui diciamo quali sono le amministrazioni comunali beneficiarie del bando, perché come avete visto ci sono alcuni bandi che possono essere rivolti a soggetti specifici, le città metropolitane, possono essere destinati a comuni con meno o più di 15.000 abitanti, a piccoli comuni, quindi noi diamo questa prima indicazione. Diamo una seconda indicazione sulle modalità di presentazione, sui tempi di presentazione, il livello di progettazione richiesto. Molte volte il livello di progettazione non è richiesto dal bando, ma è richiesto nell'allegato tecnico del bando e rappresenta un criterio per anche diciamo attribuire un punteggio poi alla proposta che viene fatta, e quindi noi l'indichiamo. Se c'è una richiesta di cofinanziamento, in molti casi no, l'abbiamo detto, ma qualche volta capita e quindi voi le troverete. La spesa massima ammissibile con il progetto, se ci sono eventuali vincoli realizzativi, tutte le informazioni rilevanti che noi intendiamo dare su quel bando, e poi naturalmente c'è la possibilità, adesso per motivi di tempo non lo faccio, di andare a scaricare, se di interesse, tutta la documentazione tecnica ovviamente di quel bando, e quindi scaricare l'avviso, il provvedimento, gli allegati e via discorrendo. Questo è il lavoro che noi facciamo con il bando, che teniamo sempre aggiornato e che rappresenta appunto vuole essere un momento anche di semplificazione della navigazione. La stessa cosa lo facciamo sui provvedimenti, che è l'altro grande diciamo contenitore del nostro bando. Anche qui non ci sono tutti i provvedimenti del PNRR, ma ci sono i provvedimenti che mi attuano misure di interesse specifico degli enti locali, quindi vedete, e sono quelle misure che in molti insomma non vengono attuate attraverso i bandi, ma vengono attuate attraverso decreti di ripartizione. Naturalmente i decreti di ripartizione, facciamo un esempio, ne prendiamo uno qualsiasi, oppure noi diamo notizie anche della fase dell'iter di definizione del procedimento. Nel caso del rinnovo flotte dei bus, i treni verdi, abbiamo messo lo schema di decreto che è passato in conferenza unificata. È evidente che questa sezione provvedimenti in parte diciamo
pubblica i provvedimenti, cioè elenca, rende noti i provvedimenti che vengono pubblicati dalla Gazzetta Ufficiale e poi dal sito del governo. In alcuni casi possono anche anticipare, sono news che anticipano anche i provvedimenti, perché in molti casi, per esempio come in questo, noi possiamo dare notizia circa alcune determinazioni della conferenza unificata che ha dato un parere su un decreto, e quindi mettiamo nelle condizioni il comune di sapere anche prima quello che sta succedendo su un provvedimento di interesse. Quindi voi li troverete. Naturalmente, se voi andate nel provvedimento, poi troverete la possibilità di avere non solo la descrizione del provvedimento, ma ovviamente anche il richiamo e il riferimento alla Gazzetta Ufficiale, alla normativa, in modo che se uno è interessato e voglia fare ulteriori approfondimenti può andare a fare gli ulteriori approfondimenti. Le news sono molto importanti, perché non sono news diciamo sulle cose che accadono in generale sul PNRR. Anche in questo caso noi diamo specifica contezza di quelle informazioni tecniche che siano utili per i comuni per l'attuazione del PNRR. Per esempio, si è parlato anche durante la mattinata di queste istruzioni tecniche che la Ragioneria Generale dello Stato ha dato con delle circolari, li troverete qui dentro, troverete sia la circolare 21 che ha nominato Centurelli sui criteri di base di definizione dei bandi per acquisire lavori, per attribuire lavoro o servizi, insomma, all'esterno, ma troverete per esempio anche quest'ultima circolare del Ministero che ha fissato delle norme per regolare il principio di non sovrapposizione, diciamo, no, dei fondi di doppio finanziamento, come evitare il doppio finanziamento, l'addizionalità, oppure lo diceva la dottoressa Alimpennisi, si è parlato del principio di non arrecare danno all'ambiente, che è un nuovo principio che deve essere incorporato anche nei bandi che i comuni emettono una volta che sono aggiudicatari di provvedimenti e devono fornirsi di servizi per realizzare appalti pubblici oppure appunto servizi pubblici, e che in questo caso c'è questa circolare che è stata emanata da poco, noi l'abbiamo ripresa e l'abbiamo riportata con una breve e sintetica sintesi dei contenuti e poi naturalmente il testo. Ripeto, sono documenti che troverete anche sul bando del governo, anche al MEF, immagino sul bando del MEF, ma noi abbiamo voluto organizzarlo per rendere più semplificata la navigazione. Naturalmente ci possono essere, se di interesse, anche informazioni generali. Abbiamo pubblicato la relazione sullo stato di attuazione del piano del PNRR, quell'ultima che appunto è stata trasmessa alla Commissione Europea. Troverete tante indicazioni utili. E troverete qui dentro, perché questa è un'avvertenza importante, troverete anche dei provvedimenti o delle notizie importanti che riguardino l'attuazione del piano complementare, perché noi nel nostro sito per adesso facciamo una focalizzazione sul PNRR, però voi sapete che ci sono 30 miliardi di euro che compongono il PNRR generale, che vengono cofinanziate dal paese con un finanziamento a parte appunto nell'ambito del piano complementare, man mano che verranno fuori le misure di attuazione di questo piano, noi ne daremo conto. Per esempio, abbiamo dato conto del fatto che sulle aree interne 300 milioni di euro del piano complementare sono stati già messi in attuazione, quindi voi troverete qui dentro le informazioni. Vado rapidamente a concludere dicendo due cose. La prima, che il fatto che noi limitiamo la nostra attenzione sulle misure di interesse dei comuni non significa che trascuriamo l'interesse del PNRR. Quindi nella sezione norme e documenti voi troverete tutte le informazioni relative al PNRR in generale. Quindi, oltre alle slide che oggi avete visto e che noi riportiamo, quelle che stiamo usando in queste riunioni, voi troverete tutti i provvedimenti di legge che sono stati adottati fino ad oggi, vedete i vari decreti che riguardano appunto la governance, riguardano le spese, l'ultimo il 152 convertito in legge con alcune norme importanti anche sulla rigenerazione, insomma troverete questa parte qua, troverete tutta il piano, naturalmente il piano complementare, i regolamenti, e poi troverete anche documenti che predispone
predispongono altre istituzioni, pensa ai rapporti che fa l'ufficio studi della Camera e del Senato, ma anche i documenti che fa l'ANCI, per esempio in occasione di audizioni, in occasione di iniziative di comunicazione, quindi voi avrete una informazione completa anche di tutto quello che fa la nostra associazione a livello nazionale per appunto contribuire all'attuazione del PNRR. Ultimissima informazione e chiudo: avete un contatto telefonico e avete una mail per richiedere quei siti specifici. Noi abbiamo predisposto una redazione, appunto ANCIFEL, che risponde, cercheremo di rispondere in maniera veloce e compatibilmente naturalmente con il flusso di domande che abbiamo, e riteniamo che tutto sommato con questo strumento, se riuscissimo a semplificare un po' la vita degli amministratori locali, appunto sono impegnati moltissimo come abbiamo visto nel PNRR, crediamo, insomma, pensiamo di poter dare un contributo anche il nostro piccolo ad attuare questo piano così importante per il nostro paese. Io vi ringrazio e ho finito, non so se Mauro Guerla vuole riprendere la parola per una rapida conclusione della riunione. Grazie a tutti. No, grazie, mi unisco anch'io ai ringraziamenti a tutti gli intervenuti e ANCI Nazionale per il lavoro che si sta facendo. Noi continueremo anche come ANCI Lombardia a garantire e fruire occasioni di assistenza e di accompagnamento per i comuni e dopodiché saremo anche impegnati, credo, nel ribadire alcune delle questioni che io mi sono permesso di porre qui questa mattina, di ribadirle in sede politica e istituzionale, perché restano aperte a partire da quella della rigenerazione urbana, ma anche, ripeto, sulla partita asili nido, scuola infanzia e interventi di messa in sicurezza del territorio e degli edifici, restano aperte alcune questioni rispetto alle quali ci sembra ragionevole che si debbano e si possano trovare risorse per finanziare progettualità che i comuni hanno già predisposto, che sono già state valutate, che sono dentro le graduatorie, eccetera. Questo consentirebbe, fra l'altro, anche di cominciare a far atterrare, come si dice, rapidamente delle risorse, nel mentre organizziamo anche il rafforzamento della capacità amministrativa dei comuni e la possibilità di nuove assunzioni, quindi la capacità dei comuni di far fronte in misura sempre più adeguata all'occasione, all'opportunità straordinaria di questi che abbiamo davanti in questi anni, coordinando anche la possibilità di intervento sui diversi fronti e sulle diverse fonti di finanziamento. Sull'attuazione del PNRR noi in Lombardia abbiamo dato vita alla cabina di regia di coordinamento con Regione, con Lupi, da lì, insomma, attraverso anche quella cercheremo di far avanzare nel modo più razionale possibile le attività di coordinamento per aiutare i comuni, insomma, da un lato a districarsi dentro l'insieme delle opportunità che ci sono e anche a costruire al meglio l'insieme delle progettualità che sui diversi bandi sono chiamati a presentare. Quindi io mi fermo qui, ringrazio davvero tutti i relatori e le relatrici, ringrazio anche tutti coloro, e sono tanti, che si sono collegati e hanno assistito a questo nostro incontro. Mercoledì, l'avete già detto, c'è questo nuovo webinar col focus sulla parte degli avvisi del Ministero dell'Istruzione. Già oggi pomeriggio noi tra poco inizieremo anche con ANCI Lombardia un webinar più centrato dal punto di vista dell'edilizia scolastica nel rapporto con Regione e i passaggi che riguardano Regione Lombardia. Insomma, c'è molto lavoro da fare sia sul piano tecnico che sul piano politico-istituzionale, dell'iniziativa politica-istituzionale. Grazie ancora a tutte e a tutti. Arrivederci, grazie. Arrivederci.